see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I beg to see you then just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you made me, baby, baby, wanna cry. And now I beg to see you then just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. See, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it like it. Vediamo se avete notato qualcosa. Grazie Susa is back per il follow. Benvenuta. O benvenuto. Ciao Joy, ciao compagnone. Ciao Jackie. Bella Bronzi, grazie mille per il follow. Ho tolto qualcosa alla mia destra. Beh, qualcosa Joy. Di norma cos'è che facevo? La mia faccia cos'è che faceva quando parlavo con la chat? Ho cambiato lo schermo, il secondo schermo, il secondo monitor. Esatto, bravo Jackie, bravo Jackie. Vedete, adesso io per vedere la chat sono già verso la cam, capito? È molto meglio, penso. Perché prima dovevo stare così e vi davo tipo le spalle, metà spalle. Bella, pagazzo. Penso che sia meglio così, no? Nessuno me l'aveva mai detto. Per il Prime Day ho preso niente. No, volevo prendere un SSD ma alla fine ho rinunciato. Stasera ti mando un VOD su Icebox in Scream, bro. Va bene, ragazzi. Avevo letto che mi hai scritto su Instagram. Va bene. Vediamo però, perché... cioè, nel senso, è full trailer data? Perché se full trailer data, se è mezza meme, evito di farlo. Se è full trailer dato il VOD, allora sì. Ma devo analizzare il tuo gameplay e basta? O dovrei analizzare anche il gameplay di tutto il tuo team? Domanda, è una domanda, pagazzo. Vediamo, in teoria oggi dovrebbe Riot dovrebbe darmi la sponsorizzazione. Speriamo, vediamo. Sì, vorrei il mio gameplay. Ho cercato di ascoltarti. Va bene, allora sono curioso adesso di vedere quanto mi hai ascoltato. E com'è andata? Com'è andata? Malissimo. No. È troppo alta la musica, mi sa. Abbassiamo un po'. Non ho capito, c'è un delay tipo oppure Pagazzo non c'è, forse non c'è. Faccio le domande a Pagazzo ma Pagazzo non mi risponde. Vabbè ragazzi, cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a fare, l'abbiamo vinta, conta che erano tutti Diamond o morta di là. Ok. Sì, ma basta comunque questa roba del... di là c'erano Diamond, Immortal, tanto fate tutti cagare. Di base fate tutti schifo. Questa è la base. Bella, Mitch. Mi ha detto brutte cose ieri? Perché? Perché Albrecht? Ma c'è un delay? Come fa a esserci un delay? Scusatemi.
Che è successo, Albrick? Perché mi dici così? Che brutte parole mi hai detto ieri, Albrick? Che è successo? No, perché dovete dire brutte parole al coach? No, non ho detto questo, Albrick. Io ho detto un'altra cosa. Forse non ci siamo ascoltati bene. A parte che quando le poche volte che giocavo, ti spiego questa cosa e poi partiamo subito con la live. Ma l'ultima volta, ciao Nasbon, l'ultima volta che io giocavo, ho giocato anche il Puma della Radiant Cup, ok? Io parlavo. Va bene, Simon, non ti preoccupare. Ah, oggi ci sei, perfetto. Tieni conto che molte volte io parlavo e magari la gente addirittura mi insultava, mi diceva di stare zitto, eccetera. Però il punto è questo, ragazzi. La comunicazione è uno dei fattori chiave per vincere, soprattutto i ranked, ma in generale. Voi avete due opzioni: o non parlate, state zitti e letteralmente fate il 50% o meno di quello che potete fare, oppure decidete di parlare, con la possibilità che i vostri compagni non vi ascoltino, ma che comunque state cercando di tryhardare, di dare il vostro meglio, perché comunque parlate. E magari invece che dare il 50% riuscite a dare l'80-90%. Quindi comunicare comunque, a prescindere da cosa fanno i vostri compagni, è importantissimo. È la base, perché vi serve anche a voi per instaurare un meccanismo, che è quello appunto della comunicazione in gioco, che tutti i player dovrebbero avere. Perché non è facile mentre si gioca parlare. Se voi vi abituate a non parlare, allora è un problema. Perché la ventolina se c'è freddo? Ma in realtà è perché io ho caldo in questo momento. Probabilmente perché c'è la felpa per fare un po' il VIP, capito? Probabilmente questo è il problema. Se ti dà fastidio la tiro via, dai, la tiro via. Morirò di caldo, però va bene. No, perché fa tanto caldo in questa stanza. Se parli a volte cominciano anche gli altri del team a parlare da info, è vero. No, no, adesso Mitch l'ho tirata via, così non rompi le palle, ok Mitch? Ma se vieni sul lato appena saluti c'è un problema, non lo so ragazzi, adesso mi state dicendo delle cose molto creepy in realtà. Come ho fatto a rankarmi a Gold 3 da Diamond vincendo 2 game su 3? Non lo so, Fronzi, sinceramente. Come faccio a saperlo io? A volte, raga, venite in questa chat qui a farmi delle domande che non saprei come rispondervi, ragazzi. Non lo conosco mica io l'algoritmo per cui si ranka. Dipende da quanto sono tossici i compagni. Se hai delle info normali abbastanza corrette, senza flammare, il più delle volte parlano anche loro. Esatto. Poi se meriti il diamond te lo riponi tranquillo. Io non ci sono nemmeno arrivato da un plat 3 di merda. Ero super stack. Purtroppo succede. Va bene. Ragazzi, se non avete altre domande prima di startare, cioè, potremmo addirittura cambiare la scena e andare subito in questo gameplay a diamond di un ragazzo della chat, Pimpago, che ieri me l'ha mandato. Tommy, come mai quando avvio il gioco ci mette tanto? Tommy, come mai? Coach Joint, come mai sono a platino? Io mi sento di essere Diamond, come mai sono a platino? Grazie Nexus Origi per il follow, benvenuto. Allora, cambiamo. Ciao Joint, volevo mandarti il rank basso, domandarti i rank bassi di Valorant per salire conviene personaggi tipo Reyna e Raze piuttosto che Sova o Sage? Ma ti dico che Sova secondo me a rank bassi non è che serva molto. Anche perché a rank bassi tu devi sapere, devi imparare a sparare. Giocare un personaggio come Sova non ti aiuta molto a sparare. Io ti consiglio di giocare un personaggio che ti permetta di sparare letteralmente, basta.
cioè che tu ti concentri sul muoverti e sparare. Perché al rank basso il vostro problema principale è che non sapete sparare. Non sapete muovere, non sapete sparare. Ma perché quando sparo l'arma finisce i colpi? Vabbè. Come mai sono immorto? Voglio essere Iron Coach, ti prego. Ecco, non fai mai nulla, Kek. Vabbè. Che troll che siete. Ma perché devo pagare quando prelevo con il banco? Raga, ma che... Raga, la gol in giù i match sono solo team deathmatch di COD. Vabbè. Io direi che possiamo startare, no? Tiriamoci via gli occhiali che mi stanno dando fastidio in questo momento. Allora, andiamo a vedere questo gameplay di Omen su Split a Diamond 2, Diamond 3, penso. Di un ragazzo Pimpago si chiama, che me l'ha mandato penso ieri o l'altro ieri. Va bene? Ciao Flytech, come stai? Era uno che metteva giù l'asfalto, un nonnettino che non voleva che gli asfaltassero davanti a casa, glielo tirava via con la cazzuola. Ok. Non dire così, Groot, le ultime persone che hanno provato... Diamond 3, penso. Vado a cercare soldi, sono finiti a spacciare droga. Ma... Così vediamo un gameplay un pochino di livello più alto, va bene, ragazzi? In teoria. Dico sempre in teoria perché non è detto. Non so se fare scudino o prendere la ghost. Che ignoranza. Ignoranza che avanza. Ah! Io provo a fare una smoke fast. Ma chi cazzo è Rage? Ah, è Tony. Smoke middle. Step the tower. Vi smoco, vi do una mano in mid con una smoke potentissima. Pushano mid. Allora, partiamo da un presupposto. Partiamo da un presupposto che, allora, questa smoke qui potrebbe anche andare bene, ok? Ma secondo me, almeno questo è il mio punto di vista, se voi andate a smoccare qua, in questo modo, gli avversari, beh, è vero che non hanno, beh, sì, hanno flash in realtà. Secondo me andare a smoccare qua non è abbastanza utile a inizio round, perché secondo voi? Dopo andiamo anche a analizzare la smoke in mid. La smoke in mid è completamente failata. Ma parliamo prima di questa smoke qui. Secondo voi cosa c'è di sbagliato in questa smoke qui fatta qua? Lo so che tantissimi in chat voi fate questa smoke, giusto? Ma a cosa potrebbe servire questa smoke secondo voi? Oh, Nicola ha detto una cosa molto importante, ragazzi. Una smoke del genere probabilmente aiuterebbe gli avversari a poter uscire a fare questo movimento così gratuitamente. E quindi non è una smoke che aiuta i difensori. Se tu vai a fare una smoke del genere, allora diciamo che ovviamente gli avversari saranno un po', avranno paura, perché allora ci sta a fare questa smoke qui se voi andate close. Se tu e l'altro compagno andate close o andate close tipo qua. Ma se rimanete qua a rampa, se il tuo obiettivo è rimanere qua a rampa, la cosa più sensata da rampa è non smoccare ma prendere solo info. Ciao RSK. Come andiamo? Esatto, una smoke al massimo fa più tardi. Oppure, ragazzi, l'avete vista tantissime volte, fatta anche al torneo, la smoke migliore probabilmente su split, su A, in generale, quali sono le smoke migliori da fare? Da city side. Dai, ragazzi, su. Rispondete, non solo Simon. Qualcun altro che mi risponde? La one way, ragazzi. Ci sono le one way. Vabbè, oggi ho capito che siamo un po' morti in chat, eh. Cioè, la one way. La one way qua a sinistra. Oppure anche la one way a destra. Com'era la domanda? La smoke migliore da fare su split, su A. Sicuramente qua in difesa. Le migliori smoke sono quelle sopra i cornicioni, dove li copri la faccia e vedi le gambe. Esatto, le one way in Hazelbone si chiamano. Questa smoke qui non è una smoke molto utile, sinceramente, perché è una smoke che ti va a tirare via informazioni.
Tu adesso non sai se c'è qualcuno qua. Non sai se c'è qualcuno che voleva swingare. Qua potevi tranquillamente prendere info. Potevi stare sul site, prendere informazioni se c'era qualcuno. Ma stare qua in rampa. Tra l'altro tu sei in rampa e il tuo compagno, la Raze, guardate dov'è, sta sul site. Letteralmente a caso. Oh, sponsorizzato da... Grazie mille a Riot per avermi ricondiviso e messo lo swipe up per questo coaching in live. Perfetti, perfetto, perfetto. Quindi raga, questa è ufficialmente la... Potete andare su Valorant Italia, su Instagram, e vedere la mia foto e nelle storie e lo swipe up pure. Quindi oggi si fanno i big number. Huawei. Allora, cosa importantissima, a parte questa smoke qui, andiamo a vedere invece la smoke in mid. Allora, sai che ci sono due avversari qua. La smoke che va a fare qua in questo caso, andiamo a vedere. Mi smoco, vi do una mano. No, non puoi andare a smoccare qua con gli avversari che erano già qua. Al massimo la smoke dove la vai a fare? La vai a mettere qua piuttosto, davanti magari close. Vedi che c'è la tua arena qua. Piuttosto vai a mettere una smoke che aiuta la tua arena. Quindi qua davanti all'arena. No? Che magari gli avversari, mettendo la smoke qua davanti, magari anche un pochino più, che prende anche l'arena, gli avversari non vanno a cercare questo angolo qui. Ma non la vai a mettere così deep. Questo è un problema che molti... Grazie mamma Riot. Che ci sono molti player che giocano Omen, che giocano anche Brimstone, che fanno gli smoker, i controller, che vanno a smoccare in determinati punti della mappa che letteralmente sono sbagliati, perché gli avversari hanno già pushato quel punto lì. Quante volte vi succede di smoccare una parte della mappa dove, che ne so, voi andate a smoccare adesso qua su a main, quando gli avversari hanno già passato a main? Quindi quella smoke è completamente, l'hanno completamente non rispettata, perché è completamente inutile. È importante capire il timing. Il timing lo prendete anche tramite le informazioni che potete vedere sulla minimappa o che vi danno i vostri compagni, giusto? Vi torna questo concetto? Questo discorso? Con una smoke potentissima. Mi raccomando ragazzi, se volete sostenere l'Emmy Live, seguitemi, lasciatemi pure un follow su Twitch, ma soprattutto anche su Instagram e Twitter. Fate punto esclamativo social e vedete lì che ci sono i miei social. Seguitemi, lasciatemi un follow. In questo modo potete gratuitamente sostenermi e aiutarmi nel mio lavoro. Grazie mille. Mid, vaffanculo. Sono morto come un pirletta. Modo proprio stupido però. Arena is low, she's healing. Ok, siete 2v3. Arena is behind box. No, non potete blocchiamoci vicenda, c'è. Allora, a questo punto qua, va bene, ha fatto la kill, vediamo se si cura. Dovrebbe curarsi l'arena, non riesce a curarsi. Come mai non riesce a curarsi? Non è riuscita a curarsi l'arena, non ha fatto la kill. Non riesce a prendere l'orb. Va bene, non riesce a prendere l'orb, va bene. Ora sono 2v2. C'è una cosa importantissima secondo me in tutto questo. Forse avevo finito l'utility. Dici? Non lo so, non ho visto, non ho... Vabbè, non importa, probabilmente come dite voi. Allora, c'è una cosa importantissima in realtà. C'è una cosa importantissima che io andrei ad analizzare. Hai ragione, avete ragione. C'è una cosa importantissima, ovvero quando siete qua, siete 4v4, gli avversari sanno che c'è pressure qua in vent. Secondo voi cos'è che dovreste fare? C'è qua l'arena che era qua ed è andata in vent. Cos'è che dovrebbe fare? È giusto che rimanga in vent? Ragazzi in chat, dai, rispondete tutti. È giusto che si rimanga in vent? È giusto questo lavoro che l'Omen, questo ragazzo qui, con l'Omen insieme alla arena, è corretto?
Probabilmente, dal momento che gli avversari sanno già che c'è pressure dentro vent, ai due probabilmente converrebbe andarsene verso B. Almeno a una delle due persone, probabilmente l'arena, converrebbe andare verso B. Piuttosto che mettere, stare in vent, se gli avversari sanno, guardate, questa è una regola base, stare in vent, se gli avversari sanno che voi siete in vent, è un posto bruttissimo, è proprio sbagliatissimo. Perché siete fregati. Va bene mettere pressure, va bene provare a fare una pick se non sanno che siete lì, ma poi ve ne andate via. Adesso loro sanno che siete in vent, quindi vi dovevano andare via. Qua siamo 2v2, vediamo cosa fanno. Market, going B, I think. Dai, RP. Yeah. One even. Infatti. Infatti vedete che c'è l'Omen che in tutto questo, perché loro sono rimasti lì, ha fatto tutto il giro. Tipo Omen andare rampe di Even e prendere info. E l'arena che andava Even di A e controllava il passaggio vente. Sì, ma cioè nel senso, quello che si poteva fare era letteralmente lasciare una persona su A molto aggressiva, che probabilmente non c'era nessuno, così nel caso nel mid round se giravano in A poteva riprendersi A da dietro e giocare in tre persone su B. Lasciavi tre persone su B aggressive su Even e una persona su A main aggressiva. Ma anche non cercare il choke, proprio andare aggressivo aggressivo. Abbiamo mollato il site senza far nulla. Qua non penso che possa fare nulla. 20 HP, 1v2, infatti. Di pica girato, prossimo round. Wow. Ma che ha fatto qua? Han comprato? In maniera stupida. Io ci provo a fare un round abbastanza ignorante, però potrebbe funzionare. Sì, però questo buy così è un po' pepega. Cioè, come mai stiamo buyando in un round del genere? Round eco, secondo round, perso. Siamo pure in city side, quindi non abbiamo il buy. Cioè, non abbiamo i bonus del plant. Perché sta buyando questo ragazzo? Non capisco. Qua, vedete che rimane con 1000? Adesso. Rimanendo con 1000, vuol dire che il prossimo round, questo deve essere un round di eco, il prossimo round non avrà un full buy. E questo è molto male. Giusto, ragazzi? Sì, se perdono sono abbastanza messi male. Garage mi sembra. It's here. Bella Ghost, grazie. Se vuoi aiutarmi Ghost, ti piace così tanto questo format, spamma in giro. Spamma in giro ai tuoi amici, ai tuoi compagni di team se giocate. Bella Jerry. Spammate in giro, spammate in giro. Io su Hunter, yo man. In questo caso, visto che hanno forzato e lui ha il pompa, non era meglio mettere una smoke su rampe così di evitare il vantaggio? Ciao, Pimpago. Eccolo il ragazzo che gioca. Che gioca l'Omen qua. Bella Albrick, grazie. Allora, considerando che lui voleva giocare col pompa, probabilmente la cosa migliore da fare, l'avete vista fare da Edu alla Radiant Cup. Oh, bella Jerry. Grazie. Grazie Jerry, grazie per il Prime. Ti ringrazio tantissimo. Ci sono dei casi in cui si può baiare nel secondo round avendo perso il primo? Mitch, se sei in T-side, sei in attacco e hai fatto... I'm fine sull'Hunter, I'm fine, man, you? Ci sono dei round in T-side, in attacco, che hai plannato il primo round. Il round di pistola è plannato, vuol dire che tu hai un bonus di soldi perché hai plannato. Allora in quel caso lì ci può stare baiare. Ma in altri casi difficilmente ha senso baiare, sprecare così i soldi. Più che altro, la cosa che non capisco è che Pimpago qua ha comprato, ha speso 900, ma ha fatto un buy a metà. Cioè qua non sta né forzando né facendo eco. Ed è ancora peggio. Cioè piuttosto vai a forzare. A questo punto potevi comprare il Bucky e poi ti compravi anche lo scillino, no? Capito? Bella Cenicena, come stai? Ciao Nala. Però quello che dicevo è che questa smoke qui prima dicevamo che non aveva molto senso perché non ti dà info. In questo caso qui, visto che c'è il pompa, quello che potresti fare
Vai col tuo compagno che magari anche lui è al pompa. Andate aggressivi qua in A mid, in A main, e vi mettete dentro la smoke che tiri. Se tu ti metti dentro la smoke, fidati che vai a chiudere il gap. O ti metti dentro la smoke oppure ti vai a mettere qua a destra. Immagina se tu smoccava smoccavi invece di rimanere qua. Tu ti andavi a mettere tipo qua a destra, oppure andavate aggressivi. Qua il vantaggio, cioè potevi tranquillamente uccidere, distruggere l'avversario istantaneamente, perché eri molto più close. Invece qua sei molto lontano. Bene, Franchino, come stai? Garage missing. It's here. Qua ripicchi. Molto sculato, è arrivata anche la nade da parte della torre Aids, buono. Qua TP via, va bene. 28 HP, buonissimo, avete fatto un'altra pick, vi siete tutti molto bassi di vita. Bravi che indietreggiate. Bravi. Io voce a troppo. Va bene, Franchino. Buono questo positioning che avete, in realtà mi piace molto. È uno stack in A, perché siete due in heaven e due su A main, praticamente. Non è male. Yeah, definitely one Rupram, I think. Yeah, they are going A. Wow, buono. 4v2. Screen one. Ah, okay. Non c'è nessun trade. Qua devi prendere un'arma. Cambia arma da terra. Qua dovete aspettare il breach. Dovresti cambiare arma, mate. È inutile che vai avanti con questo. No. Bella Kedirov. Grazie mille per il follow. Bella. Qua potevi prendere un'arma. Ma non c'avevo un'arma qua. La Reds che hai killato. Scusami. Hello. Screen. Fammi vedere. Ma perché? Grazie Geronimo Paul. Grazie mille per il follow. Benvenuti ragazzi. Benvenuti a tutti. Vabbè, qua avete fatto la kill, 3v1. Penso che si riesca easy a vincere. C'aveva la ghost, forse la ghost era meglio sicuramente del pompa. Qua dovete andare insieme. No. Qua non ha senso questa swingata che stai facendo. Vedi che i tuoi compagni sono ancora molto lontani. Qua è tutto il tempo. Domanda: avete tutto il tempo del mondo qua per andare sul site? Avete spottato Cypher? Che senso ha che lo swing? Qua cerchi troppo la kill. Guarda la minimappa. Vedete la minimappa com'è? C'è una player qua, un player qua e un player qua. Quindi quello che volete fare è: aspetti che il tuo bridge sia più close all'arena. E poi gli dici: ok, raga, 3, 2, 1 e si picca. La cosa migliore sarebbe fare proprio un countdown con 3, 2, 1 e si picca. Diciamo che qua Simon si andava a smoccare. Ok, che lui, cioè se era da solo, allora ci poteva anche stare. Ma visto che i suoi compagni probabilmente non hanno dei pompa e non devono chiudere gli up, se lui andava a smoccare probabilmente, ok, aiutava se stesso con il pompa. Ma considerando che lui ha 4 HP non è che abbia molto senso. La cosa più importante è che l'arena e l'omen, visto che sono low HP, li vedete? Entrambi sono low HP. L'arena e l'omen vadano a baitare per il breach. Ok, qua la cosa importante era che loro baitassero per il breach. Ovvero l'avversario sparava all'omen, sparava all'arena. E intanto il breach, mentre l'omen, l'avversario Cypher sparava a loro che erano OHP, il breach sparava alla Cypher. Bella Alex Black 0007, grazie mille per il follow. Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti. Mi raccomando ragazzi, non seguitemi soltanto su Twitch, ma seguitemi anche su Instagram, mi raccomando. Se volete sostenermi. Ripeto, se si smoccava davanti e diventava controproducente, Fronzi. Se si smoccava qua davanti per chiudere il gap con l'avversario, poteva diventare controproducente per i propri compagni. Perché poi i propri compagni, perché c'era la smoke, non potevano tradare. Capite? Capite il concetto? Se fosse stato 1v1, allora ci poteva ancora stare. Avete capito? Spero di sì. No. Dai, vi prego. Ma comunque l'avversario avrebbe avuto la propria smoke. La smoke dell'omen da utilizzare
per rimanere in vita, per doggiare gli avversari. No, la smoke non serviva, ragazzi. Qua non ci tratta. È una 3v1, posso dire una cosa? È una 3v1, ok? Quando si tratta di una 3v1, cos'è che è importante? Arma in mano, non si tratta di utilities. Quando siete in 3, qua, ragazzi, si tratta soltanto di swingare insieme. Se voi swingate insieme, sparate insieme, l'avversario non c'è alcun modo che l'avversario vi possa ammazzare tutti e tre. Hanno l'info, hanno tutto, quindi non si tratta di avere smoke. Qua non si tratta di smoccare. Non si tratta di usare utility, non servono flash, non serve nulla. Qua serve semplicemente avere arma in mano e swingare insieme 3 contro 1. Perché voi avete la potenza di danno di 3 persone contro la potenza di danno di una persona, capite? 3 per danno. Cosa che lui non fa, perché qua, guardate, lui è qua. Noi sappiamo che l'avversario è qua. E guardate, loro due sono a sinistra. Adesso dovrebbero swingare a destra. Se tu aspettavi qua Pimpago, sapevi che era già che era qua. Cypher, avete informazione che qua. Avete l'informazione. Quindi tu aspettavi. Quando vedi i tuoi compagni pronti a swingare, tu dici ok, 3, 2, 1 e si swingava. Invece qua siete andati uno alla volta. E guarda, tu swinghi una volta, no. L'arena swinga una volta. Il bridge si sta bevendo un caffè e va dentro il corridoio invece di swingare. Dai, vi prego. Vedete? E che te la fai? Questo è l'esempio lampante. Grazie mille Maschero Matt per il follow. Questo è l'esempio lampante di come trollare dei round in vantaggio. 2v1, 3v1. Questi round qui, teoricamente, se voi li giocate nel modo corretto, swingando, muovendovi in modo corretto tutti insieme, non potete perderli. Questo vi fa capire come invece la maggior parte di voi va a perdere dei round del genere, perché letteralmente non sapete muovervi. Non sapete muovervi con i vostri compagni con una coordinazione adeguata. Ok? No! Non uscire mentre c'è ancora la cosa castata. Sì, qua cos'è che ha fatto lui? È un tuo compagno, no, Pimpago? Sì, qua, come ha detto lui, è anche uscito un po' troppo presto. Ma no! Se posso dire la mia, il problema è che lui qua, cioè qua, perché sei arrivato a questo? Perché sei arrivato a questo? Bella Xomi, grazie mille per il follow. Perché sei arrivato a questo? Letteralmente per un motivo: la troppa fretta. Perché se il Breach avesse preso l'arma dell'Omen, avesse capito che c'era l'arma dell'Omen, appena spottato Cypher qua, voi aspettavate, vi muovevate tutti insieme, la kill su di lui la facevate east. Ma proprio così, cioè ma tipo burro, capito? Super easy. Qua avete troppa fretta di fare tutto, compreso te, Pimpago. No! Dai, vi prego. Prossimo round. Che facciamo? Stiamo ancora comprando. Però. C'è uno che sta facendo 100 fps. Tutti dovrebbero fare più di 100 fps, guys. Qua con sta cam qua non riesco a capire tutta l'economia. Ok, la vedo qua. C'è uno che sta facendo 100 fps. Vedere. Tutti dovrebbero fare più di 100 fps, guys. Allora, con un'economia del genere, fatemi vedere, 3006, vedi che non hai un full buy, questo è un po' un problema. Con un'economia del genere, io probabilmente, non so, tu vuoi giocare di shotgun, va bene, probabilmente perché c'è la tua strategia, penso. Vediamo. Minchia. Sono un pirletta. Continua a smoccare qua, sperando che se smocchi qua, ha molto più senso che se tu vuoi smoccare qua, vai da giù e pusha. Cioè qua è il, non lo so, qua vai a fare questa smoke qui e poi voglio vedere dove vai a posizionarti con lo shotgun. Perché? Perché qua hai sparato? Non capisco. Che senso ha sta roba? Scusa, qua hai dato informazione all'avversario che tu sei lì con il pompa pure. Smoke middle. Oh, questo è il lavoro buono che puoi fare.
qua ti può rismoccare. Qua devi avere pronto di un altro smoke. Ok, va bene. Oh, questo è un lavoro buono che puoi fare. Non ti preoccupare, su, non sono forti come quelli smoking di prima. Sì, ma porca puttana, muoio sì. Qua potevi prendere l'orb, non l'hai preso, te ne vai indietro. I tuoi compagni intanto stanno morendo. Qua dovresti andare su Heaven e cercare di prendere un'arma ai tuoi compagni. E perché secondo me non devi giocare in mid con Kid? Vuoi giocare a... Non site o BOA? No, 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 sì, cosa stai facendo? Qua vai a prendere l'arma. Vai a prendere l'arma. Perché non è andato? Perché non sei andato a prendere l'arma? Qua c'è l'arma sulla destra. Praticamente non è entrata. Come lo vedi la single come arma? Ma è un'arma che va bene se devi forzare un round, se devi fare un... Cioè puoi farlo giusto per avere qualcosa di meglio. Non è male come arma la close. Però qua devi prendere l'arma. Perché sei rimasto col judge? Come fai a fare un retake con il judge? Spero per te che non andrai a perdere il round perché hai in mano, sì, hai in mano lo shotgun e basta. Attento. Ok, è riuscito a farsi tutte le kill la tua compagna, la tua arena. Wait. Vabbè, ok, se le fate tutte. Prendi l'arma. Prendi la va skin, bene. Bravissimo. La mia. Cazzo. No, notevolmente di meno. Perché va shiftato con le trappole e il bot di Killjoy? Ma fammi vedere. Sì, in effetti non si è accorto. Non si è accorto che qua tutto non c'era ancora nessuno. Perché c'è tutta la roba del Killjoy. In effetti hai ragione. Qua non potevano essere su B. Letteralmente. Ma anche questa rotation qua io l'avrei fatta letteralmente soltanto per... Cioè, se c'è anche un secondo alla minimappa, vedi le trappole del Killjoy come sono messe, come hai detto anche te, Satu Shot, giusto, giusta osservazione. Vedete che a volte mi perdo le cose. Tu sai che nessuno è su B, nessuno è su B di Heaven. Potresti andare su B soltanto per prendere l'arma e gruppare con l'arena. Hai già le informazioni che nessuno è su B Heaven, su B Main. E probabilmente saranno mid o verso A. Infatti qua la rotation verso A era abbastanza collata, sinceramente. Anche tu solo l'avresti bisogno. Prendo ora di nuovo qua. Continua a fare queste smoke qui che sono sbagliate. No, adesso c'hai l'arma. Oh. Questa smoke qui, ti ripeto, Pimpago, te lo ripeto visto che non c'eri. Questa smoke qui è abbastanza sbagliata. Perché è una smoke che non ti permette di prendere informazioni. Cioè, la cosa più importante all'inizio del round è cercare di prendere informazioni. Ok? Io piuttosto che fare la smoke adesso qua, cercherei di stare qua un secondo, jiggle piccare, quindi muovermi destra a sinistra, cercare se c'è qualcuno nel main, cercare se qualcuno a main e poi al massimo andare a smokare. E poi, se proprio devo dire tutta, piuttosto che fare questa smoke qui andrei a fare le one way. Se vai a fare la one way tu puoi fare lo stesso lavoro di checking, tanto gli avversari anche a questo hero, a Diamond, non ti vanno mai a fare la smoke davanti ad Amain per tirarti via le informazioni. Quelle che avete visto, no? Alla Radiant Cup vi ho fatto vedere, anche nella NASI vi ho fatto vedere la smoke, no? Che tira via informazioni. Ce l'avete tutti presente o ve la devo far vedere quella smoke in T-side che dovete fare? Ci siete, ragazzi? Avete presente di cosa sto parlando? No? Volete che ve la faccia vedere? C'è qualcuno in chat che vuole la faccia vedere questa smoke? Grazie mille, Scappa92 per il follow. Mi raccomando, ragazzi, non seguitemi soltanto su Twitch, ma seguitemi anche su Instagram. Se volete sostenermi il lavoro. Volete vedere? Ok. Faccio vedere. Poi la faccio vedere, farò vedere anche in... come si chiama? Quando lui gioca al T-side, no? Letteralmente questa smoke qui. Quando voi siete in T-side, beh, questo è il difensore, ma non importa. Se voi ogni round, all'inizio del round, fate questa smoke qui. In realtà una smoke sarebbe questa e l'altra smoke sarebbe questa. Ok? Se voi andate a fare delle smoke del genere, la più importante è questa qui. Se voi fate questa smoke qui, cos'è che succede se voi fate questa smoke?
Immaginatevi gli avversari siano sul site di A e basta. Non c'è nessuno su rampa. Voi inizio round e poi magari mid round. Questo di norma lo fate con la cage del Cypher. Il Cypher da qua lancia una cage che finisce qua. A cosa serve questa cosa qui, ragazzi? Dai, qualcuno in chat provi a spiegarmi. Perché in T-side, quindi da attaccante, andate a fare una smoke del genere qua? Voi, gli avversari, non hanno info, esatto. I difensori non hanno info. Tirate via informazioni. Esatto. E vi posso assicurare che il ranked, queste robe qui, che è una piccola roba fortissima. Cioè, è una smoke. Che ci vuole a fare una smoke? Che ci vuole a fare questa smoke? Ci vuole un big brain. Adesso la sapete, l'avete vista, la potete fare, se siete inside, no? Ok. Ok, se voi andate a fare... Se voi siete in city side e andate a fare la Huawei, questa Huawei qui, tanto nessuno in ranked fa questa smoke qui. Voi letteralmente con questa Huawei qui potete stare sul site, vedere se qualcuno passa o meno e avere un vantaggio. E continuate a sboccare con la Huawei stando da soli anche sul site. Infatti secondo me, in questo round qui, caro Pimpago, cioè in questo game che mi stai facendo vedere, il lavoro che state facendo tu e la Raze è sbagliatissimo. Tu su A potresti stare letteralmente da solo. A è un site che tieni letteralmente da solo. Se tu giochi con la Huawei e gli avversari... Chiedi all'aiuto ai tuoi compagni, a un tuo compagno, magari da dito e da CT. Quando gli avversari ti smoccano, tu sei sul site, ti smoccano qua l'entrata di main e non sai se gli avversari stanno andando su rampa. Ma per il resto te la giochi da solo. Se gli avversari non ti smoccano mai qua e tu giochi sempre con la Huawei, tu da site hai coperto sempre informazioni e non muori mai, letteralmente. Al massimo, esatto, al massimo il Killjoy può mettere, invece che mettere tutte le utility su B, poteva mettere un utility su rampa, cioè su vent, dentro vent qua. Grazie TrapperKiller13 per il follow, benvenuto. No? Smoke, guarda di nuovo, fai di nuovo questa smoke sbagliata. Non sai assolutamente come smoccare in altri siti. Non hai esattamente nessuna informazione. Vediamo qua cosa che c'è. Queste smoke così tip sono sbagliate. Ma cos'è sta smoke? La smoke devi farla qua piuttosto. Dovresti farla qua perché gli avversari, vedi quanto sono indietro i tuoi compagni? Non hanno spazio, quindi con la smoke così aggressiva è inutile, è sbagliata. Questa è di nuovo la stessa smoke che hai fatto prima, sbagliata. Vedi che tu hai smoccato. Gli avversari qua sono già pushati. Sono già tre pushati probabilmente. Sono i Nico, non dategli le armi. One more market. Heaven? Ok, no, sorry. Pensavo fosse un nemico, invece era Tony. Manca un solo nemico. Ma siete in 5 stack? Pimpago, ci sei ancora? Questa cos'è? Una 5 stack? Ah, avete perso troppe armi, state... Oddio, mica, state perdendo tutte le armi. Questa è brutta, eh. Vi stava, vi ha tirato via un botto di economia. No, no. Non potevi morire te così, almeno prendevo la skin. No. Ah, in due, ok. Tu e il breach. No. A parte che posso dartela anche io una skin. Don't buy. Ma perché state parlando delle skin? Dai, raga. Ah, Tony! Sì, l'arena sta giocando bene. Vedi? Anche qua, sempre questa smoke qui. Usa la Huawei. Smoke. Carish. I'm in slow. Sono B di sicuro, sto arrivando. Ehi, dai, Evan, cazzo. Abbastanza inutile la smoke. Abbastanza inutile la smoke perché tanto loro non la rispetteranno, considerando che c'è la ultimate di Killjoy, giusto? Giusto, Pimpago, quindi è inutile qua. Questa smoke qui che hai tirato è abbastanza inutile. Potevi tenertela per dopo per il retake. Qua per forza di cose dovete fare il retake, non c'è altrimenti, no? Hanno usato la ultimate di Killjoy, potete pushare. Le cose sono due. Se eravate aggressivi qua,
su B main potevate pushare B main, cercare di uccidere la Killjoy e distruggere la ultimate della Killjoy. Oppure l'altra soluzione è letteralmente giocare retake, aspettare che la ultimate della Killjoy disvanisca. Qua non ha senso questa smoke che stai facendo, capisci, vero? Sicuramente c'è questa cosa, il concetto delle smoke non ce l'hai proprio per nulla. Non ce l'hai, da questi pochi round che ho visto, le smoke non le sai proprio tirare. Cioè non è ancora vista una, forse una buona è quando avevi lo shotgun e hai usato la smoke, la solita smoke in a main per andare close e provare a farti qualcuno close range. Quello andava bene, quel lavoro lì, ma tutte le altre smoke che ho visto finora sono tutte sbagliate. So esattamente dove siete. Lanna. Anche qua. Flash che hai fatto qua, sbagliata. Gioco molto di più con entry fragger, quindi non giochi omen di norma. Aia, partono le scuse. No, sto scherzando. Qua no, più che non chiama la flash, che vai a tirare una flash adesso, ma non ti serve nulla. Perché non ti serve nulla sta flash? A cosa serve sta flash? Scusami. Dimmi te, pimpago. Vabbè raga, ormai siete voi in chat che mi fate, che fate il coaching, io l'ho detto, ormai siete diventati talmente studiati. Vimpago usa i cheat. Questa smoke qui, questa flash qui è completamente sbagliata, è inutile. Non serve a nulla. La flash dell'Omen ti serve qua per fare retake insieme, no? I tuoi compagni, guarda dove sono. Sono super indietro. Guarda, sono entrambi molto indietro su Heaven. Non sono neanche su Heaven, non posso neanche droppare. Sono ancora molto indietro da Heaven. Quindi non ha senso questa flash, completamente sbagliata, wasteata. In una 3v4. Grazie Dexy Try HD per il follow. Benvenuto, benvenuti ragazzi. Mi raccomando ragazzi, non seguitemi soltanto su Twitch. Se volete sostenere il mio lavoro e questo format educational, seguitemi anche su Instagram, mi raccomando. Fate punto esclamativo social. Grazie Sly Emote per il follow. Mi raccomando ragazzi, siamo molto close. Ho un ottantino di followers su Instagram per arrivare a 2000. E davvero è qualcosa a cui tengo tantissimo. Non chiedo mai sub, non chiedo nulla. Ovvio che ci sono molti di voi che mi fate comunque la sub perché volete comunque aiutarmi e vi ringrazio. Ma se volete sostenermi gratuitamente, seguitemi semplicemente sui miei social. Vedi, tu adesso hai flashato. Che value ha preso questa flash? Ragazzi in chat, quanta value ha preso questa flash? Ditemelo in chat. Ditemelo voi, dai. Bella S, come stai? Dopo questa analisi probabilmente andrò a piangere. No dai, ho fatto delle analisi molto molto più cattive, devo dire. Azz, va da lentissimo. Tu sempre da lentista comunque. O con le MILF o con i dentisti ci sei. Bella Reshi, oggi so a fare la lurker. Aia. Aia aia Reshi. Moment still low. Ok. Up one. Allora. Ma come ha fatto ad andare up? Fatemi vedere. No, non si poteva sapere. Qua non c'erano le info. Qua probabilmente se Tony non andava a morire così. Posso dire la mia? Secondo me questa smoke fatta lì, non so se avesse molto senso. Moment's too low. Non sono sicuro, però vabbè, qua era un po' hard la situazione, non posso commentarla troppo questa situazione qui. Sono arrivati da dietro, non avevate informazioni dove erano, potevano essere dovunque letteralmente. Qua più che altro ho sbagliato il tuo breach, che è morto instant, tu a fare quella smoke e anche a fare quella flash lì probabilmente. Up one. Sì, è arrivato delayed da mid sicuramente. Vabbè, non c'è molto da commentare, quel round lì. Non vedi, è quello il problema, i pro player non tiltano. Fanno cagare, però poi si riprendono. Vabbè. Anche perché questi... Cos'è che hai detto? Non vedi, è quello il problema, i pro player non tiltano. Fanno cagare, però poi si riprendono. Vabbè. Anche perché questi sono molto più scarsi di quelli di prima. Devi solo trovare il modo giusto di giocare bridge. Perché non sei confident con il campione.
Qua hai fatto un eco? Questi sono molto più scarsi di... Ma scusa, i tuoi compagni non stanno comprando? Da Wico. Dopo questo è meglio che la smetto. Ma i tuoi compagni stanno comprando, se non sbaglio. Guarda, fatemi vedere. Cypher poteva darmelo del tutto, invece no, Wolverine. Qua non ha senso che non compri nulla, 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 sai. A meno che non stai facendo economia per un operator. Qua hai 3000, no? Considerando che hai 3000, che buy dovresti fare più in pago? Adesso lo chiedo a te. Ma come faccio a fare analizzare a joint un mio game? Vuoi analizzare, vuoi mandarmi un tuo game? Tu G? Fai punto esclamativo review. E puoi mandarmi la puoi mandarmi la VOD del tuo gameplay. Apri il form da PC e puoi mettere la tua VOD lì dentro. Comunque 3000, se tu hai 3000, pimpa, e vuoi fare un eco, ha senso che non compri nulla? Puoi comprare ancora 1000. Uno spara caccole come lo Spectro lo Sheriff. Ma io potrei anche pensare di andare a comprarmi magari un mini shieldino, 400, mi rimangono più 600. Che ne so, potrei anche pensare... Sì, potrei anche pensare di... O anche prendermi soltanto una Sheriff. O anche sprecare... Arrivare anche a 1800. Puoi anche arrivare a 1800. Se hai 1800 comunque il buy il prossimo round lo puoi fare. Più o meno. Dipende molto che tipo di buy vuoi fare. Un VOD di Sova Diamond 2 la guarda adesso. Certo, Tugi, puoi mandarmi quello che vuoi. Ragazzi, potete mandarmi ogni... Le VOD che volete. Anzi, io non ho bisogno di VOD. Registrate con OBS Nvidia, come ha detto Nicola. E poi uploadatelo su YouTube o su Drive. E poi me lo mandate. Easy, tutti quanti potete farlo. Avete la sub, non avete la sub, siete miei follower, non siete miei follower. Se non siete miei follower però mi arrabbio, dovete lasciarmi un follow sia su Twitch che su Instagram. Potete mandarmi tutte le VOD che volete, ragazzi. Gratuitamente vi farò la review. Questo è meglio che la smetto. No, non è vero. Sì. Non vedi, è quello il problema. I pro player non tiltano. Vanno a cagare, però poi si riprendono. Grazie a Lipses per il follow. Vabbè. Grazie anche mille. Perché questi sono molto più scarsi di quelli di prima. Devi solo trovare il modo giusto di giocare bridge. Perché non sei confident con il campione. Small Peter. Qua comunque siete in eco. Grazie Ascarius. Grazie, grazie Ascarius. Ma dove te lo mandiamo il link? Fate punto esclamativo review, c'è un form, aprite quel form, c'è scritto proprio qua, mettete il link. C'è un form dove dovete darmi il vostro Discord, il vostro Discord tag, così vi contatto quando vi farò la review, così sapete quando farò la review. E mettete il vostro link di YouTube. Ciao Determined, come stai? Grazie Ascaris, comunque, grazie mille. Allora, domanda che voglio fare al buon Pimpago. Qua siete in eco, giusto? Quante volte ho spiegato che in eco, questo fatelo, io lo vedo fare davvero pochissime volte. Perché non ci provate almeno a collarlo? Io lo faccio sempre. Se siete in eco, giusto, cosa dovete fare in eco? Come si fa a provare a prendere più vali, a far prendere più vali in un eco round? Qual è la strategia di base? Sì, poi tra poco con la nuove grafiche S ci sarà tipo, farà anche un bottoncino apposta. Forzare CD, vabbè, non è proprio un overwatch questo, eh. Staccare, bisogna giocare insieme e magari pushare tutti insieme da una parte. Sicuramente rimanere qua così splittati come se fosse un round di buy non ci prendi troppo a value. Invece se tu provi a pushare, magari provate un push in mid, magari con delle utility, con una smoke, con una flash se ce l'hai. Magari tu non ce l'hai, ma il bridge c'ha una flash senza comprarla. Cioè capite che tutte queste robe qui possono funzionare. Anche qua, per esempio, hai 3000, no? Immagina che in questo round con 3000 avessi comprato anche la tua flash. La tua flash poteva essere, in un round in cui rushate in 5 da mid, poteva essere fondamentale per fare un sacco di kill. Va bene, bella S, buon dentista. Garage. Middle. Help on garage, bro. Watch out, middle.
Siete 4v3. Vaffanculo. Aia. Qua che è successo? Qua letteralmente i tuoi compagni stanno sbagliando, perché nel momento in cui gli avversari sono sia su B-Main che su Heaven, stanno pushando mail. Secondo voi cos'è che dovrebbero fare la Raze e il Breach che sono qua? Ve li faccio vedere meglio, con la lente di ingrandimento. Dov'è la lente? Ah, ok, qua. Perfetto. Secondo voi cos'è che dovrebbero fare? Il Breach, il Breach e la Raze, considerando che c'è sia gente, considerando che c'è sia gente qua che qua. Oh. Rimanere qua in Ibeven, è giusto? Sono due le soluzioni. Ciao Leo. Andare sulle scale e poi CT. Dare spazio e aspettare i compagni. Dare spazio e lasciare passare. Sono due le cose. Oh, Madonna Simon. Madonna Simon, mi fai eccitare così, Simon. Allora, in quel caso lì, visto che sei già sull'high ground, non ha senso scendere dall'high ground. Quindi pushare B-Main, non so se ha molto senso andare sul site. La cosa più, secondo me, che è più forte è che se tu pushi, vai su mail, quindi push mid, e cerchi di fare la in due quello mid con una flash del Breach, sicuramente ha più senso. Oppure, quindi, se voi siete, la regola è sempre questa, ragazzi, è una regola base. Se voi siete in centro, ok, vi faccio un disegnino. Voi siete qua, ok, gli avversari vi stanno pushando da qua e da qua. Voi dovete prendere l'iniziativa, o ovviamente fuggite o scappate via. Anzi, vi faccio, o scappate via, quindi fate questa direzione qua, oppure decidete aggressivamente di pushare una lane o l'altra, quindi andare incontro all'avversario, in modo tale che l'avversario dall'altra parte, perché voi state scappando da lui in questo modo, voi scappate da, se voi andate a sinistra, andate sulla lane di sinistra, l'avversario di destra non vi può prendere. In questo caso qui, riprendiamo il concetto da Strattat. Raga, lo so che sono concetti molto, che magari a voi non ve ne frega niente. Lo so che in chat magari di queste cose qui non ve ne frega niente. Però io ve le spiego perché secondo me sono molto importanti da capire. Mi sta asfaltando. Questo è il concetto, no? Voi siete qua. Voi siete qua. Ok. Gli avversari vi arrivano da qua e da qua. Giusto? Avete due soluzioni. La prima, come qualcuno ha suggerito, scappare via, giocare retake, anche perché siamo 4v3 in questo caso, quindi andava bene anche lasciare spazio. Oppure, se non avete la possibilità di kaitare, la cosa che ha più sensato è che probabilmente voi dovreste pushare mail, perché se voi pushate mail, quelli da B-Heaven, quelli qua sotto, per pusharvi, per riprendervi e andare ad aiutare quelli di mail, devono salire sopra le ropes, ci mettono un vuoto di tempo. E magari finiscono anche per farsi ammazzare da CT, giusto? Se invece voi vi buttate sul site, diventa un casino. Comunque 50 spec con gameplay Diamond è Stonks. Hai ragione, Leo. Però c'è anche da dire che oggi sono sponsorizzato da Riot. Allora, come fai a farti uccidere quelli side? Scusa, se pushi mid, se sono side, come fanno a pusharti qua? Cioè, come fanno a ucciderti qua? Se tu arrivi qua in mail, scusami, Albrecht. Che sei di? Poi è ovvio che, cioè, se sono già qua, è un casino. Cioè, tu una volta che sai che hanno preso già il site, sono già qua, allora tu che eri qui te ne vai a pushare mail. Questo è il concetto. Qui per non lo devi guardare con Omen, sono io l'Omen main. Capito? Grazie Cipolla Piccante 13, grazie mille per il follow, bel nickname. Va bene? Andiamo avanti, dai, che lo so che vi state annoiando.
Vaffanculo. Che cazzo faccio? Che cazzo faccio? Beh, ma possono passarci comunque, nel senso. Cioè, questo movimento qua lo potevano fare lo stesso, c'hanno delle utility per farlo. C'era anche una flash, probabilmente poteva flashare qua per pushare qua. Comunque, secondo me, in qualche modo lo fai. Cioè, non è è difficile che comunque quelli... Ok, quelli site, comunque, per prenderti qua... Cioè, se tu lo fai velocemente, magari con un utility non riescono neanche a piccarti. Puoi anche stannare. Non so che utility se avessero, però potevano farlo questo lavoro. Probabilmente, considerando che erano un 4v3... Se torniamo indietro, grazie mille LCS Scorpion per il follow. Considerando che eravamo... Quanti eravamo? Garage. Quanti eravamo? Fatemi vedere. Help on garage, bro. Ecco, questa. Questa è la situazione in cui siete 4v3. Tony ha fatto 2 kill. Tony F ha fatto 2 kill. Scappate. Questo sì, qua in questo caso qui non ha senso pushare. Già fatto 2 kill, hanno le informazioni dove sono il breach e la raise. Quindi sicuramente qua scappare è la cosa migliore. Sì, questa è la regola base di joint, giusto ragazzi? Ha fatto 2 kill, abbiamo fatto un trade della madonna, 4v3. Abbiamo pure l'informazione che c'è la raise. Probabilmente, penso, non so dove sia perché non l'ha uccisa. Quindi probabilmente sarà ancora B-main. Loro devono scappare e giocarsi alle retake. L'Omen poteva anche usare la smoke per rallentare le entrate. Sì, però il discorso è che lui non sa bene dove smokare. Dove potrebbe smokare? Forse qua. Qua, questa è l'unica cosa sensata che potrebbe smokare, forse. Però comunque non ha senso, perché hanno già fatto 2 kill, tanto loro tornano indietro. Dovrebbero giocare CT, quindi forse non ha neanche senso smokare. Qua, appena fatte le 2 kill, devono beccare loro. Beccano così non si fanno ammazzare. E giocano safe, giocano per retake. No? Bella, nice. Ciao Casey. Grazie mille per il follow. Vedete, invece si sono fatti refragare. L'arena ha pushato CT e si è fatta ammazzare. E la raids è andata avanti. Mentre il nostro breach, che era insieme alla raids, la raids è andata avanti, il breach invece è tornato indietro. Quindi non è riuscito neanche a refragare. Ma qua, perché dovevano tutti tornare indietro, giocare safe indietro, aspettare il plant. Ma Omen andava mid da vent shiftando, quelli pushavano mid insieme, era vinto questo round. No. Non lo so, un po' rischi come roba. Erano troppo lontani, secondo me. Secondo me sei 4v3 qua, non devi andare aggressivo. Hai già la info che c'è. Eri 4v3, avevi la info che la raids era su B-main, quindi in realtà avevi già un sacco di info che andavano benissimo. Bella, QWERTY. Secondo me non c'era bisogno di fare nessun tipo di aggressione, ma giocare soltanto passivi perché eravamo 4v3 con una info. Qualcuno potrebbe spiegarmi cosa vuol dire giocare retake? Vuol dire che vai, lasci i ghost, vuol dire che lasci gli avversari plantare sulla bomba e tu giochi a rientrare sul site da difensori, vai sul site e cerchi di clearare site, uccidere gli avversari sul site e splanare la bomba. Lasci letteralmente gli avversari a splanare la bomba. La smoke di Omen vanno messe preventivamente, Imo, non riescono a fermare il push molto bene se il team non le sfrutta a dovere. Poteva ruotare di ulti, maybe. No, ragazzi, qua non c'era bisogno di usare nessuna ulti. Bella, Simon, alla prossima. Più che altro giocando solo lui con la pistola, poteva fare da bait per i compagni con le armi, mentre è rimasto solo per ultimo giocando da solo. Ma perché mi sa che questo è un round di eco, penso. Non ho capito bene. Probabilmente qua non sanno bene cosa stanno facendo, se baiano o meno. Però sì, il discorso è anche che lui c'ha la pistola. Qua dovresti andare a prenderti un'arma. Cosa stai facendo qua letteralmente, Pimpago? Perché stai andando qua? Cos'è sta roba? Ora mi incazzo. Perché stai andando qua? Perché stai andando su Heaven? Spiegamelo. Scendi? Sì, mentre il tuo compagno è morto, letteralmente. Che cazzo? Era una passeggiata? Sì. Era un bel bait sul tuo compagno. Ma il breach non è mica il tuo compagno, giusto?
Non siete in duo? Non risponde, eh? Il Breach è il tuo compagno di duo. Posso sapere qua perché non parlate neanche, non dite nulla? Di no che è meglio. Posso sapere cos'è sta roba? Cos'è sto schifo che sto vedendo? Della serie colpa del tuo compagno, no? Scusate, forse perché c'è la musica non sento bene la comunicazione, eh? Aspetta, perché forse non riesco a sentire bene. Beh, la Nivek. Fammi sentire la comunicazione, perché magari non la sento bene che avete parlato. Vaffanculo. Che cazzo? Io non ho sentito nulla. Non so voi. Che cazzo faccio? Panicate troppo. Tu sei io con la pistola, scusatemi, ma tu sei con la pistola. Lui c'ha l'arma, penso, se non sbaglio. Vai davanti a lui, andate insieme in CT, baitate, così magari prendete anche l'arma del tipo dell'arena che è morta qua in CT. Magari vi fate la raid, stradate sulla raid, invece letteralmente questo è tutto sbagliato. Tu vai qua, tu vai a Scampia, lui se ne va a Napoli e è finita qua la festa. Questo è l'esempio lampante che voi potete essere Diamond 3, Immortal o anche Radiant, e ve lo dico, anche Radiant. Magari forse Radiant. Allora, questa è la cosa. Se siete dei pro player o semi pro player e giocate, sicuramente questi errori qui non li fate. Ma potete essere anche a Diamond 3. Lui è Diamond 3. Ma potete essere anche Immortal. Diamond 3, Immortal 1, non cambia nulla. Se cagate qui le fate comunque. Bella, rido in chat. Grazie mille per il follow. Bel nick. Vedete, questo è l'esempio lampante di queste robe qui. Le fate anche a Diamond 3. Anche se siete Diamond 3, le fate. Non siete capaci. Non capite quello che dovete fare. Non sapete come funziona. Vedete? Vedete che c'era l'arma. Letteralmente questa raid qui magari riuscivate a ucciderla. E adesso rimanevate 2v2. Metti caso riuscivate a sparare 2 contro 1 contro la raid, perché la raid sta pushando da sola. Eravate 2 contro 1, facevate la raid, avevate le armi. Potevate fare un retake 2v2 con le armi. Figurati. Molto male, eh. Molto male. Dipende dal livello di competitività che ci metti. Dipende da non dipende da questo. Dipende se tu vuoi giocare il gioco a cazzo. La differenza è letteralmente: volete giocare il gioco a cazzo, allora giocate il gioco a cazzo. Volete giocare il gioco con senso, allora giocate il gioco con senso, con cervello. Questa è la differenza in realtà. Scusate, sto facendo un personaggio. Non ce l'ho con nessuno. Neanche con te, con Pimpago, eh. Sta roba che stai facendo qua è completamente inutile. Perché? Perché tu sei 1v2. Probabilmente i tuoi compagni qua, cos'è che dovresti fare? Dovresti fare un bel tabby. Cerchi di capire se l'economia, se salvare un'arma in questo round qua può essere utile per il tuo team. Se facciamo secondo lo schema. Ok, facciamo questo schema qui, ve lo faccio proprio. Ok, prendo anche la... così, visto che devo scrivere delle lettere, prendo anche il tablet. Va bene, ragazzi, ascoltatemi bene perché è una cosa fondamentale. No, non la guardo, tranquillo, la skippiamo. Ma tanto comunque, qualsiasi cosa tu stia facendo è completamente sbagliata. Perché qua, provare ad andare sul site è completamente inutile. No, non per forza salvare. Allora, qua sono tante le scene che potrebbero essere. Allora, prima cosa, una scena 1v2. Ok, dove siete bassi di vita, quindi letteralmente quante possibilità avete di riuscire a vincere il round? Cioè di uccidere gli avversari e splantare, quindi vincere il round. Quante possibilità avete? Percentuali di vittoria? Quante? Se gli avversari giocano bene, ma considerando che lui ha 20 HP, quindi anche una scoreggia potrebbe ammazzarlo, avete 0 possibilità di vincere il round. Giusto? Facciamo 0 o 1-2. Comunque non potete vincere il round. Ok. Quante altre opzioni avete adesso? Quali sono le altre opzioni? Se vi dicessi che ci sono 2 opzioni. Quali sono le 2 opzioni? Prima opzione, seconda opzione. Allora, prima cosa dovete capire
È importante la domanda che dovete fare, e lo fate tramite il tab. Quindi tabbate e guardate l'economia. Questo dipende dall'economia. L'opzione migliore è la calcolate l'economia. Se vedete che l'economia del vostro team, perché magari qualcuno ha forzato, tu hai fatto un eco, giusto, Pimpago? Però i tuoi compagni magari non hanno fatto un eco. Guardi, se i tuoi avversari non hanno un eco, salvare un'arma probabilmente potrebbe essere utile, giusto? Se siete full cappati, se siete full cappati, immagino un round in cui siete full cappati, oppure è l'ultimo round, o il penultimo round, no? E comunque avete un full bar il prossimo round, che è l'ultimo. Allora diciamo che salvare l'arma non ti serve. Ma quello che puoi andare a fare invece che salvare l'arma, quindi uno è save totale, l'altro è invece andare a distruggere l'economia. Non importa salvare, save lo mettiamo tra parentesi perché può succedere, può non succedere. Ma voi andate a fare exit frag. Exit frag che ragazzi non vi servono perché così rankate e fate più kill alla fine della ranked. Ma le exit frag serve letteralmente a tirare via l'economia all'avversario. Sì, economy, qualcosa in russo. Che stronzi che siete. Capite? Dipende, se ti interessa salvare l'arma, se è più importante salvare l'arma, tu te ne dai a gambe levate e non cerchi neanche la kill su di loro. Se invece salvare o meno l'arma non ti interessa ed è più importante per te, anche se muori, cercare di fare le kill, cercare di tirare via le armi degli avversari, perché il round dopo poi magari saranno con un'economia molto bassa, allora lasci stare il salvare la tua arma. Non vai ovviamente nel side. Come fai a killare, a fare exit frag? Non vai nel side, ma cerchi di rimanere nei pressi del side. Quando magari gli avversari saranno scappando dalla bomba che esplode, cerchi di fare la kill. Ok? Tutto chiaro? Grazie mille Bambex per il follow. Domande? Grazie mille Federaz per il follow. Benvenuti ragazzi. Mi raccomando, non seguitemi soltanto qua su Twitch, ma seguitemi anche su Instagram, ok? Se volete sostenere il mio lavoro. Ci facciamo un joint TV insieme. C'è sempre l'opzione F4. Alt F4, vabbè. Fatemi vedere cosa fa questo. Ciao. Okay. Qua letteralmente non ci hai neanche pensato. Probabilmente non hai neanche idea di questi concetti qui di salvare oppure di fare exit frag, giusto? Pimpa? Ditemi, sono troppo aggressivo ragazzi quest'oggi? Che criterio mi sono tipato? Non lo so ragazzi, quando lo facciamo. Col Covid non so se si può fare. Non penso. Sì, cazzo, continua a morire perché PKB. Cioè io ti ho messo giù le due smoke, così ho detto, questi qua pensano vado avanti, invece no. Invece quello lì era lì. Ah, infatti volevo mettermi lì. Era quella la mia idea, Leo, non volevo tipparmi. Ah bene, bella, Albrecht. Era proprio lì dove volevo andare, perché sopra mi avrebbero visto. Buona continuazione. Ah, solo il primo hai comprato, maledetto. Not good. Beh, di nuovo questa smoke. Qua potevi fare tranquillamente la Huawei. La conosci la Huawei qua? Fai la Huawei e qua te ne sei tranquillamente da solo, senza neanche la raise, e ti fai tutte le kill che vuoi. Comunque non sto scherzando, questi sono abbastanza cani a giocare. Run more. Bravo, adesso sì, la conosco. Metto la smoke. Ce ne sono anche altri di Huawei lì, ce ne sono almeno tre di Huawei diverse. Bravo. Scusami, Pimpago. Pimpago. Ma scusami, se ci fosse un avversario qua che è arrivato da vent, oppure è arrivato da rampa, come faresti a ucciderlo? A parte sparargli i piedi. Cosa stai facendo qua? Cos'è sta roba? Cos'è sto crosshair placement? Diamond 3 cross replacement. Questo è D3 cross replacement. Che stiamo facendo qua? Perché stai mirando a terra? Perché stai mirando le scale?
Stai cercando di ammazzare una formica? Quello scalino era sospetto. Anche qua sta cercando di ammazzare un'altra formica contro il muro. Isnear sicuro. Coming gay. Io ho paura di mandarti il VOD, Joy. Ragazzi, io vi faccio questi coaching, queste review gratuite, però dovrà farli, dovrebbero essere anche un po' di content, o sbaglio? Deve esserci un po' di content. Wow. Buono. Qua sinceramente stavi già sbagliando. Perché stavi sbagliando qua, Pimpa? Perché Pimpa qua stava sbagliando? Ha fatto la kill su Cypher. Perché qua stava sbagliando? Cosa c'è di sbagliato qua? Io conoscendo quando sono forte vado scialla. Sì, sì, sicuramente. Cosa c'è di sbagliato qua? Guardate cosa fa. Non so se tu qua hai la info. Non penso che tu abbia la info che l'arena è mid, giusto? Ma proprio perché è mid. Cioè, allora, le cose sono due. O l'arena è mid o l'arena è qua, giusto? Se l'arena è mid, come era, la res qua poteva morirci e non veniva traddata. Se l'arena era qua, tu potevi morirci e non venivi traddato. Quindi qua non puoi pushare così. Dove devi, cazzo, devi andare? Qual è il punto di riferimento, ragazzi? In una situazione del genere, hai fatto la kill, qual è il tuo punto di riferimento? Vabbè, si possono tirare via le bestemmie. Bella, vero, Sad, grazie mille per il follow. Benvenuti, ragazzi. Qual è il tuo punto di riferimento? Quando avete fatto la kill, qua, qual è il tuo punto di riferimento? Non farti traddare. Gli altri alleati, i tuoi compagni. Sì, andate verso i tuoi compagni. Ne avevo sentito uno, se uno corre e l'altro no, sono peggio di me. Ma non è questa, non è risposta, non ha senso quello che hai detto, Pimpago. Perché se ne avevi sentito uno e sapevi che c'era soltanto una persona qua, tu qua stai letteralmente baitando la tua raids. Perché adesso la tua raids è qua. Tu dovresti andare verso la tua raids, perché così giocate insieme. La soluzione, la cosa è questa. Se l'arena era mid, che era mid, voi, tu ti gruppavi con la raids, così potevate tradare sull'arena. Se l'arena non era mid, ma era da altra parte, tu comunque eri gruppato con la raids, e quindi qualsiasi cosa avrebbe fatto l'arena, tu avresti giocato con la raids e avresti tradato. È semplice come concetto, ragazzi. Ma io sto parlando arabo, sto parlando cinese, sto parlando giapponese, non lo so, ditemi voi. Penso che sia semplice come concetto, giusto? Si capisce quello di cui stiamo parlando? Allo? Chat? Tutti morti. Sono tutti turbati dalla mia cattiveria di oggi. Esatto, come ha detto Leo. Nice. Prossimo round. Continuiamo a fare sempre la stessa smoke, abbastanza inutile. Srubale, io faccio coaching pure a Radiant. Cioè, seguo e guardo cose del mio team dove ci sono i miei player. Che noi giochiamo contro i top player europei. Quindi, che sia Diamond. A me che un player a Diamond, un player a Gold, un player a Platino, un player a Bronzo, non mi cambia assolutamente nulla. Stesso livello di skill per me. E figurati, che pure i miei player a Radiant fanno tanti errori. Figuratevi. E mi fanno incazzare forse anche più di voi. Smoke meter. Smoking B. Vedi, se tu facevi questa roba qui con la one way, veniva molto meglio questo lavoro. Bravo Tony che gira subito. Bravo Ninja che si sveglia anche lui. Qua, se posso dire la mia, invece che sa... Perché questo positioning qua è sbagliato, Pimpago? O ragazzi in chat, hai sonno, riesci? Attenzione. Secondo voi perché è sbagliato questo positioning che c'ha Pimpago qua? Cosa c'è di sbagliato questo positioning? Non ha escape.
I tuoi compagni in 4 stanno giocando tutti verso B, giusto? Vuol dire che A come la state giocando? Come dovreste giocarla? Se in 4 sono su B, A come la state giocando? Come si chiama il termine tecnico? A la state giocando? Grazie mille per il follow, I'm Daniele. Retake. Giusto? Se state giocando retake e tu ti metti in mezzo al site, in mezzo tra l'altro a un possibile rush in A da qua e un possibile rush in A da mid, perché comunque i tuoi compagni non stanno cercando mid, qua letteralmente potrebbe esserci qualcuno vente, non avete neanche nulla che vi segnale se qualcuno vente, tipo il un robottino della Killjoy o tipo una trap di Cypher, vabbè non avete Cypher, però qualcosa che vi identifica che c'è qualcuno vente, tu qua sei letteralmente impaninato e sei morto. Visto che stai giocando retake, dovresti giocartela più o meno qua. O al massimo ad L, dove poi da L puoi tippartene via in CT. Ti fai una kill e te ne vai via. Se tu giochi qua da solo... Comunque, se posso dirti la mia, Pimpago, ti consiglio di guardarti una delle VOD su Twitch, dove ho fatto la mia, l'analisi del mio gameplay alla Radiant Cup con Omen, dove giocavo su A. Cioè sia il mio gameplay che la mia analisi. Puoi vedere entrambi. E vedi come la gioco. Of course I'm getting sprayed, but choose smoke, bro. Avete bisogno di una smoke all'interno di B? C'era anche un'analisi di Omen. Ah sì, il coaching quello generale, la guida tipo che avevo fatto, sì. E quello penso che sia su YouTube, ma l'ho messo già su YouTube. Ciao, quindi qui Elbow. O sei Elbow o sei CT. Sei Elbow perché da CT, da Elbow poi puoi tippare TP. Puoi tippare TP. Puoi tippare CT. Tutto bene comunque. Sì, tutto bene. Te? No. Quambi. Smoke, smoke garage. Chuei. Spike drop A. Madonna che cane che sono, regà. Così si arriva, regà, ad Immortal, camperando like minchia. Canterando like minchia. Ma in realtà non hai fatto della play, ma sono loro che sono imbarazzanti, gli avversari. No, sono mid. Credo. Non so cosa stesse facendo l'Omen lì, ma che stava pushando da solo senza neanche cercare gli angoli, così è completamente inutile. To the spike. Mid last. Tieniti. Grazie mille per Ma cos'è che c'hai così alert? Con il cane. Per Lost, Cogna, grazie mille. Ma tanto salvano. Bella Gabe, come stai? Da quanto tempo? Omen si è veramente stronzo, raga, come c'è. Ora come sogno pistola giusto per prossimo round. Poi se deste info potrei tirare la seconda smoke per darvi una mano. Ah bravo ninja, oh. Che si è svegliato. Omen in garage. Stavo giocando oggi, ma no, non guardare la chat. Adesso qualcuno ti passa. Ah, siamo cercati. Peccato. No, io però sto giocando. Siamo in tre, Tony e Soul. Ce la caviamo, dai. Possono passare Ruprom? Sto per vedere. They can pass Ruprom. Ma dov'è che possono passare Ruprom? Sì. Ok. Fatto pro. O meglio smoke. Non ci credo. Smoke completamente secondo me è inutile. Però va bene. Beh no, forse no, ci sta, ci sta. No, non è vero. Sto scherzando. Però è un po' rischi questo lavoro che stai facendo. No, no, ci sta, ci sta. Però è un po' rischi sta play che stai facendo. Perché sei da solo. Quando ti possono neanche tradare. Però vabbè, hai fatto la kill. Non ti muovere. Vattene via. Hai fatto la kill, vattene via. Grazie Gave. Io bene, bene.
se l'avranno come un pazzo come al solito. Grazie Litella Kita per il follow, benvenuto. Benvenuta anzi, penso. Qua? No, no, okay. Vai via. Madonna. Qua la stai sculando alla grande, eh. Non stai facendo, non stai giocando in modo corretto. Cioè qua sei proprio sculato. Più ramp. Pronto con la flash, bravo. Ok, bravo, buona la flash qua. Tieni TP via, va bene. Non swingare. Qua non c'era bisogno di swingare. Mancano 10 secondi, mate. Guardate, mancano 10 secondi. Sempre costante il coach, eh sì. Sempre pieno di lavoro. Ah, qua non serve a nulla, mancano 15 secondi. Quello che devi fare letteralmente è stare fermo, aspettare di andare, che lui vada a planare se vuole. E quando plana lo vai a ammazzare. Fine. Qua hai rischiato tantissimo, qua poteva ammazzarti. Fortunatamente non ti sta cercando, perché pensa ancora che tu sia lì, perché hai tippato via. Hai fatto bene, quel lavoro lì l'hai fatto bene di bait. Però, comunque qua hai rischiato molto. Picca, picca, picca solo. Ok, picca, tanto abbiamo vinto. Basta che scappa. Buono. No. Non si scappa davanti. Cosa? Cos'è che hai fatto? Picca, picca, picca. Ok, picca, tanto abbiamo vinto. Fai sentire. Basta che scappa. Bravo. Non si scappa davanti al pericolo. Per forza. Guarda come gioco io. Pimpa, aiutami. Ah, lì si usati molto late gli avversari. Sicuramente i TP, raga, non li so usare in attacco. Li so utilizzare solo in maniera difensiva per cambiare, sì. Vai. C'è chi li usa aggressivamente, ma anche usati così vanno veramente, veramente, veramente poco. Sempre utilizzato Brimstone come campione da smoke. Ramp, Reina. Omen A. Buone qua le info. Avete le info che ci sono? Cioè l'arena, la raid qua su A. Flashy. Ramp, arena. Come lei? Fatemi vedere un po'. Cosa c'è di sbagliato qua? Pimpa, zitti chat, voglio che Pimpa mi risponda. Cosa c'è di sbagliato in questa roba che hai fatto? È un micro mistake che molti player fanno. Voglio prima che Pimpa ci pensi e poi anche voi me lo dite. Cosa c'è di sbagliato in questa roba qui? Ah, lo dici dopo? Nel video, vediamo. No, mi hanno visto prima, non ci credo. It's only. Ti hanno visto prima. Ma non è perché ti hanno visto prima. Non è quello il punto. Cioè, nel senso, non è tanto loro, sei te. Il discorso è, guarda qua, eh. Ti faccio vedere, te lo faccio capire. Questa cosa è non erano flashati, perché? Lo vediamo subito. Guardate. Lo vedete da qua. Guardate la flash. Guardate quando lui picca. Guardate dov'è la flash. La flash è ancora qua. Guardate quando picca. La flash è ancora qua. Se lui piccava mezzo secondo dopo, questi erano tutti flashati. È una cosa che succede molto spesso con gli omen, che vanno a piccare quando ancora la flash non hita gli avversari e si picca troppo presto. Qua invece dovevi swingare un secondo prima, così la flash aveva hittato tutto il corridoio a main e questi erano tutti flashati. No, mi hanno visto prima, non ci credo. It's only. Hello. Ora se coachano un team EU oppure con i Made in Italy. Se parlano di Valorant, attualmente sono il coach dei team Pingu Gang, che sono un team tutto italiano, però giochiamo a livello tier 1, tier 2 europeo. Cioè giochiamo, facciamo scrim contro top team europei. Ah, mi hanno visto prima che arrivassero. No, mi è stato Tony. Esattamente dove siete. Vabbè, qua c'è un 2v3, non so io. Se lo vincono infatti. Questa l'hai trollato te. Sì, ragazzi, per chi volesse sapere che team siamo, che team seguo, chi è che c'è nel team, fate punto esclamativo team e potete vedere il Twitter del team, l'account Twitter del team. E seguirci se volete. Dove sono? In B? Tipo per info?
tippa per info, vediamo se prende info qua. Yeah. Ok, hai tre informazioni, sai che c'è l'Omen, i Cypher e l'Arena. Guarda, perché adesso tu hai, prima che tu tippi... Tipo per info. Vedi? Qua hai l'info. Qua già da queste cose qui hai già l'info che c'è, sia l'Arena che il Cypher. Quindi già due sono sua B-Main. Qua prendi la terza info che c'è anche l'Omen. No, non è all garage, ce ne sono tre. Adesso sai anche che c'è la Killjoy, quindi quattro. Ok, adesso sono tutti garage, sì. Adesso lo sai, è vero. L'Omen tippa, probabilmente tippa sua. Fai piano, perché sei più così aggressivo? Ma l'Omen è morto. Vai qua, vuole plantare A? No, l'Omen è morto, mate. Sì, no, erano tutti lì in B-Main. Sì, si sono visti tutti. Però l'Omen è morto, mate. Non te ne sei accorto? Boh. No. I don't know where is Omen. He's dead, bro. Ah, ok. Pensavo avesse tippato di Apollo. Ma io me ne rimango in anche questo che non mi gira. Quante cavi ha? Prossimo round, andiamo a vedere. Davvero, qua con la Huawei faresti dei disastri, te lo dico. He's dead, bro. Step 6. Sono in eco. Un po' presto. Era presto questo qua. Step 6. Qua si sente che non sono ancora dietro nella smoke, si sente. Qua con le Huawei fareste dei disastri davvero. Middle. Middle non è coperto. Ah! MB. No way. TP Omen, prova le ramp. Raise ramp. Devo uscire anche l'altra se no ci muore. No, perché fai sto smoke? Tu di tame, bro. Oh, minchia, come hai fatto a vederlo? Fammi vedere. Bella, Mitch, alla prossima. Tu di te, bro. Ah, l'hai vista adesso? Minchia. Ma qua non era facile da vedere. Scemo di merda. Scemo di merda, visto. Poverino. Attenzione alla Ops, perché non è coperta. Watch out from, what, esatto, Gave. Rup. Okay, no, pure l'ho lasciato per il momento perché tanto Overwatch non dà alcuna possibilità di crescita. Yep. Vediamo con Overwatch 2 se ci saranno qualche opportunità interessante. Se ci sarà qualche opportunità interessante. Minchia, tuo amico Soul sta strompando tutti. Va bene, vediamo un po' il city side. I prefer I can smoke even and screen and we push together. Io posso usare la carica. Sì, tu basta che... No, tu l'importante è la flash. La flash ad entrare sul sito. Però aspetta che prima devo smoccare sopra e cosa. Sì, sì. Only one ramp, please. E uno solo deve salire perché sennò... Ah, perlomeno siete indirizzati, dove andare. Però non avete la bomba. Vuole andare subito. Vabbè, vai, passa. Side one. Se posso dire la mia, con l'Omen, cioè tu hai la flash, no? Dovresti usare la flash. Le cose sono: o te ne vai qua e da qua flashi su site, oppure se no qua non stai usando neanche la tua flash. Che senso ha? Cioè qua non hai preso la flash ma non lo usi neanche. Quando c'è Valor, tra l'altro, che Overwatch. Io sono sempre stato affezionato a Overwatch, però, Sono cresciuto su Overwatch. Vuole andare subito. Ma sì, adesso c'è Valorant. Side one. Vedi, qua muori senza neanche usare la flash. No.
Qua devi setuparti qualcosa per tirare. In qualche punto dove tirare la flash sul site almeno. Perché sennò non ha davvero senso che tu vada a prendere la flash al pistol, no? No, non beccate, non beccate! Cazzo, screen, guarda, sì, ah, la bomba, fortunatamente. È stata baitata incredibile. Ah, you have the bomb. I know. Io avrei tippato Evan. È un po' rischio come roba. Poi poteva flashare e tippare Evan, sì. Sono entrambi lo HP. Vediamo, voglio vedere cosa succede tra questi due. Ho capito, questo è un genio. E più o meno. No, no, ok, stai lì. Bravo. Madonna. Good job, no, guys. There's a sentry. Oh fuck. Best sentry ever. Vabbè, ma anche se c'era la torretta non cambiava nulla. Cioè, anche se moriva aveva già fatto la kill, quindi. Comunque, eravamo già entrati, ragazzuoli. Potete pusharle le cose di quella tipa lì che fanno tipo 4 di danno. No, ma il problema non erano... Il problema, caro Pimpa, era che avevate delle molly della Killjoy sotto i piedi, quelle non puoi pusharle, cioè non puoi stare sopra, muori Nico, letteralmente. Fai troppo danno. Comunque la flash non l'hai usata, vediamo adesso cosa fai. Grazie a Memata19 per il follow, benvenuto. Cosa è fastidiosa, in più se le tiri dentro un muro rimangono... È un po', smoke a 20, va bene, perlomeno la smoke la fai bene, entra le balla deep. Anche qua. Perché? Perché sta roba, scusami? Non ci... Ma non c'è bisogno di pushare, loro sono i Nico, perché ti stai pushando addosso? Hai l'informazione che ce n'è uno rampa? Cioè 20 intendo? Sì. Ma non pusharlo, perché lo stai pushando? Cos'è sta roba che stai facendo? Perché lo stai pushando dentro la smoke? Non ci credo. Ma quanto non meriti di morire così? L'ho anche ilata. Ma non serve a nulla. Hai dato l'arma all'avversario e basta. Il problema è che voi cercate le kill quando non dovete cercarle le kill. Qua contro Nico, che cazzo pushi la smoke? Non serve a nulla a pushargli la smoke. Sono veramente fatto inchiappettare da me con 10 HP. Bravo, che a finirlo. Prossimo round. Aveva hittato, gli bastava un hit. Bonus round. Il push qua era inutile perché aveva vantaggio l'altro, perché era dentro la smoke. Volevo finirlo di buono perché ho visto che il robottino l'aveva hittato e gli bastava un hit. Se posso dire la mia, questo bonus round che stai facendo è sbagliato. Perché è sbagliato? È golosità che ti frega in economia, perché tu adesso hai dovuto ricomprare 1000 di shield e ricomprarti pure l'arma. No, il problema è che questo qui è bonus round, no? È più che eco, si chiama bonus round. Tu adesso quanto rimani? 1100. Vuol dire che tu il prossimo round non puoi fare un full buy. Qua non dovresti comprare così. Dovresti comprarti piuttosto, invece che l'SMG, probabilmente. Non so se... Sì, penso che... No, prendere anche... Forse potevi prendere, che ne so, una sheriff. Oppure prenderti una... O la sheriff... Oppure un SMG più piccolo che costava 1000, quindi lo Sting. Però comunque devi rimanere su 2000. Massimo 1800. Vabbè, anche 1800 va bene. Ah, mi sono fatto anche apprezzare. Gli bastava un hit, forse. Forse gli bastava un hit. Me lo dai il bacino? No. Ok. Infatti adesso la smoke la metterò così, in modo da dare meno possibilità all'altro di entrare. Cosa mi ha 12 assist ninja? Questa smoke, se vuoi farla, perché l'hai fatta questa smoke così? Possibilità all'altro di entrare. Cioè, so come potrebbe essere, però voglio capire da te. Cioè, so qual è il senso di questa smoke, ma voglio saperlo da te. Perché in realtà dovresti farla un pochino più avanti. Qual è il senso di questa smoke? Pimpa, ci sei ancora?
Era per far, no, per far prendere posizioni in avanti. Allora, questa smoke qui, vi dico io, vi spiego io qual è il senso di una smoke del genere. Se la smoke la fate così, cioè che prende sia questa box qua, prende sia l'angolo di questa box qua, che sia l'entrata qua, è molto forte perché contro gli AWP, quindi contro gli operator, contro i cecchini, chiamiamoli come volete chiamarli, contro gli operator, questa smoke va a tirare via entrambi gli angoli. Se voi andate a fare sempre la smoke vent e l'avversario è furbo, questo a livelli abbastanza alti, invece che piccare, visto che voi smokate sempre vent, invece che piccare qua, all'inizio del round si va a posizionare in box e alla box vi picca. Quindi questa smoke qui fatta però un pochino più avanti, questo qui non va bene, così non va proprio bene, dovresti farla tipo che prenda anche questo angolo qui, quindi un pochino più avanti, è molto forte per questo. Però potete farla con la smoke dell'Omen, non penso che la smoke del Brimstone venga molto bene, non lo so. Ma non penso. Va bene? Domande? Raga, che stiamo facendo? Stiamo dormendo? Grazie Axurus per il follow. Benvenuto. Benvenuto. È una smoke da usare in caso di sospetto AWP contro. Sì, principalmente per tirare via l'angolo alla AWP. Ma principalmente ti serve contro una VP in bow. Principalmente per quello. Cioè non ti serve per altro. Se no fai la smoke normale. Beh, che dire, sto capendo come si gioca. Sono contento Axurus. Ma sembra solo a me o le smoke di Omen sono più larghe di quelle di Brimstone? I'm not sure, penso di sì. Palesemente una jet che poi dasha in vento even. Esatto. Ma queste sono counterplay che si fanno a pro level, che facciamo anche noi con il team di Pingo. Sono abbastanza scarso, quindi non ho molto da contestare. Ciao Lumi, come stai? Ma mi hanno levato la sub? Cosa vuol dire? Ah no, sarà buggato. Qua sta entrando. Cosa in su ha sta smoke qui, scusami. Allora, la flash finalmente voglio rivedere questa azione. Qua vi state muovendo, state prendendo mid. Adesso vai a flashare per la tua raid qualcosa finalmente di buono. Questa è una buona flash. Stai attento che questa flash qui non ti checka a sinistra, quindi devi checkarlo bene, va bene. Qua spaccate il coso. Perché qua vai a spaccare? Perché qua vai a smoccare? Ma che saltino. Che senso ha qua la smoke? Qua le smoke proprio non ci siamo, eh. E quindi smoccavi. Così se un tizio swinga la raid, uno ci sei per sparare. Qua dovevi seguire la raid. Buono, qua lo swing, va bene. Ok, qualcuno poteva essere CT. Nice. Il mio Vandal. Tanta. Come on, I'll take two. Vabbè, 5v1, penso che lo vinciate easy. Is there any Vandals? Dilemma è Reina. Lo so, ma sai, non sapevo dal robottino chi fosse. Poi già che stiamo giocando, sto pushando. Va bene. Perché e poi è più facile e poi niente. Esatto, quella roba. Tipo adesso quel Cypher l'ho stompato. Pimpa call. Dove devo andare? I'm coming for you. Minchia, qua state bushando aggressivamente. Ormai siete senza paura, eh. Ma qua lo finite easy sto game, penso. Considerando quanto state bushando. Tra l'altro loro sono pure in eco. Voi state bushando come dei pazzi. Questa è una roba sbagliatissima, raga. Mi raccomando, se sapete, qua mi sa che concetto. Cercate mai l'economia, Pimpago, all'inizio del round. Non mi pare che nessuno di voi cerchi l'economia di Canulla. Questa è una cosa abbastanza grave. Dovreste cercare l'economia, capire se sono in eco, capire anche le ultimate che hanno, no? Per cercare di giocare in un determinato modo. Qua loro sono in eco. Qua state sculando molto, che state bushando così. Ma contro un eco pushare così aggressivamente non ha molto senso. Dovete giocare un pochino più passivi, no? Cazzo Tony, l'hai anche visto.
City? Yep. Sei morto. Ah. Una granata. Te l'ha piazzata sotto il culo. Ho capito, però. I don't know. I think City. I think. Yeah, you hear them City. Ora up. Vediamo come fanno questi 2v1. Oh, ah, sì. Madonna santa, perché swing? Lo sai che è CT? I didn't saw him on the play. Ah, cazzo. Ah. Questa non entra più. Pushalo. He has no gun, though. Poteva pusharlo. Io l'avrei pushato. Hai mai visto Primp a premere tab se non per le kill? Raga, ma Valorant funziona bene. Cosa intendi, Nuzzlebone? Ah, tra l'altro, ciao, Fuoco. Nice. Non ti avevo visto. Ma che giocata idiota che ha fatto. Come stai, Fuoco? Lucio per Gabra. E smoke lo screen, mi raccomando. Vediamo se di nuovo usi la flash. Hai smoccato CT Heaven, ok. La flash. Heaven dead. Niente flash. Indietreggiate magari, no? Sanno già che siete tutti qua, avranno già ruotato tutti, tornate indietro. Vabbè, niente. Buona la flash, minchia, erano i due lì, buono. Ottimo. Qua è tradato, va bene. Va bene, letteralmente siete talmente confident, gli avversari stanno giocando talmente a caso che li state distruggendo. Bella, bella, Ark, come stai? Non si avvia il gioco, il caricamento e fare il record 43, non lo so. Sono tiltato per la scuola, ma niente di che. Come mai? Cosa è successo con la scuola? Madonna. Lumi già followed you on Instagram. Mi ha seguito su Instagram. Bella Lumi. Dai. Posso giocare? Mi raccomando, ragazzi. Ah, guardate quanti siamo. Grazie mille Little Ringabel per il follow. Grazie mille Fashion 12 per il follow. Fashion 12esimo per il follow. Mi raccomando, non seguitemi soltanto qua su Twitch. Ma se volete supportarmi gratuitamente, venite a seguirmi anche su Instagram e Twitter, ovviamente. È un piccolo segno di affetto e di supporto nei miei riguardi, gratuito. Perché dovete sapere che io lavoro tantissimo sui social, il mio lavoro dipende molto dai social e avere tante persone che mi seguono mi può aiutare tantissimo. Quindi ragazzi, un piccolo follow può aiutarmi tantissimo. Mi ha messo 7 invece che 8 perché la prof ha corretto a cazzo. Sempre colpa degli altri. Vediamo, comunque, di gioco con i follower, sicuramente. Però adesso stavamo facendo un po' di ranked che sarebbe abbastanza interessante riuscire a dettare le morte. Nel round prima erano 5 contro 1, ha senso pushare quando magari l'avversario era in eco. Beh, 5 contro 1, certo, push, che te frega. 5 contro 1 con le armi, ci push e basta. È successo di nuovo. Cosa? 32-17 e 5 assist è diminuito ancora. Grande. Ma sono un mostro. Avete tutti l'errore 43. Dato che sono dia 3, manca tipo 3 giorni. Teoricamente ci proviamo. Sicuramente non possiamo rankare assieme, mi sa. Io sono un po'. Ma decido io quando giocare con follower o meno. Guys, it's not a garage. No. Consigli per tenere lo spray del Vandal. Il primo consiglio è assolutamente non sprayare. Cioè, se sprayate troppo col Vandal vuol dire che non avete idea di come funzioni il gioco, perché col Vandal non potete sprayare troppo. Cercare di fare più che altro delle raffiche piccoline con il Vandal, mentre con il Phantom potete sicuramente sprayare di più. Per quanto riguarda comunque tenere lo spray, dovete allenarvi in custom, dovete allenarvi in practice range e poi dovete allenarvi in deathmatch. Sono tutte quelle meccaniche di gioco come il counter strafe, lo strafe, il counter strafe, quindi movimento laterale. Per cercare di evitare di essere più precisi, anche il crosshair placement, tutte queste meccaniche vanno praccate principalmente in deathmatch, ragazzi. Questo invece è timing, Cristo Dio. Tony. Occhio, che siete leggermente fottuti. Sono fortissimo, cazzo. Nice. Ma quel wallbang? Oh, battle. No, mi ricordo, forse di un mat for killer, mi ricordo. Under heaven, what? Qua, letteralmente, non capiscono le persone. Qua, perché sta pushando qua? No, ferma, aspetta, no? Perché sta swingando? Aspetta, così che se c'è qualcuno sotto heaven, quello si deve muovere. Qua manca ancora 10 secondi, ci sta che quello heaven sia fermo. Qua è troppo presto per pushare. Qua significa giocare la killjoy senza sapere esattamente come funziona la killjoy, l'ultimate della killjoy. O sbaglio?
Under heaven, what? Consigli per farsi boostare, vabbè. Ah, lucky. Sì, 4-3 secondi. No! Aia. Allora, l'avevamo quasi chiuso sta partita. Ah, dipende, Gaia, tipo oggi con te non ho ancora giocare. Bella l'illusione, come sai? Qua smoke. Sono molti, eh. Grazie mille The Drew TV per il follow, benvenuto. O regali distraggo un pochino, eh. Qua le le flash non le fai mai, eh. Aspetta. Aia. Ma dove cazzo? Aiaiaiai. O regali distraggo. Che rank sono quelli nel video? Quello nei video sono diamond. Qua ti sei tippato dalla parte, guarda la parte opposta. Aspetta. Unlucky. Non hai avuto tempo di vedere che c'era qualcuno. Merda. Ho schiacciato X, Cristo Dio. No, hai schiacciato C, carissimo. Non hai schiacciato X. È inutile che dici che hai schiacciato X. Qua hai schiacciato C, mate. Vedi che stai facendo il TP. Bella, out, grazie mille per il follow. Ho schiacciato. E qua state trollando un altro round. Ti guardami. Hai trollato un altro round. Adesso cos'è che volete fare? Farvi fare un comeback? Perché state trollando i round. Qua basta giocare slow, fare il controllo di mappa. Cioè vedete che pure a sto elo qua sono a Diamond 3 Immortal e guardate nessun round di controllo di mappa. Cioè guardate come giocano. Questo è letteralmente come giocare, come non giocare a Valorant. A caso è letteralmente. Questo è tutto giocare a cazzo. Letteralmente giocare a cazzo. Non c'è nessun brain, nessuna dinamica di strategia, minimo di strategia per capire come muoversi nella mappa. Questo fino a Immortal succede. Qua avete fatto la pick, evita di morire, no? Madonna. Che stai a fa? Ma che stai a fa? Ma perché? Perché? Qua ti hanno flashato. Perché pushi? Ti hanno flashato. Scappa. Perché vai avanti? Oddio. Oddio. Oddio ragazzi. Non capisco. Perché sta roba? Cosa avrebbero dovuto fare? Ma ragazzi, dovete fare un ultimo round, no? Dovete vincere un ultimo round. Letteralmente si tratta di fare le pick in giro per la mappa. Giocate così. Faccio vedere. Controllo di mappa significa che invece che stare tutti su una lane e pushare su una lane come dei bot, letteralmente, perché questo è quello che fate, voi vi mettete in questo modo. Questi sono i personaggi che ci sono, no? Mettete magari un breach qua, mettete la raise magari qua, i mid stanno questi, magari l'omen, che ne so, l'omen sta qua. Non ti ho visto mai una volta fare la smoke che dicevo. Letteralmente pushate una lane. Poi che cos'altro avete? L'arena penso avete, giusto? Letteralmente questo discorso. Il controllo di mappa è una cosa che permette agli avversari di non avere informazioni da nessuna parte o avere tante informazioni che ci sono tante persone da tutte le parti della mappa. E giocate a fare le pick, giocate a prendere informazioni, giocate a forzare il cooldown. Qua per esempio tu con l'omen, tu non hai fatto neanche un round una smoke molto molto forte che è quella qua. Per esempio, se tu ogni round facevi questa smoke qui, andavi a tirare via informazioni agli avversari in A e magari forzavi una rotation in A dicendo oh forse sono in A. Potevi fare letteralmente questo smoke qui e questo smoke qui ogni round all'inizio del round, cosa che non fai mai. In teoria se prendi mid lo prendi sicuramente, è molto più facile prendere mid per il T-side che per il CT-side. Quindi non è vero questa cosa che hai detto Lumi, il mid è semplicissimo da prendere per un attaccante. Comunque qua, visto che manca solo un round, io giocherei tranquillamente. Io giocherei principalmente soltanto per cercare di tirare via informazioni agli avversari, fare una pick e giocare slow. Qua avete fatto una pick. Vedete che siete 5v4. Un altro compagno ha pushato mid. Hanno fatto la pick. Abbiamo l'informazione che abbiamo fatto la kill sulla raids in A. Perché stiamo andando in B? Perché tu stai andando in B? Ti rendi conto di quello che è successo qua in mid? No, neanche, perché tu sei concentrato a guardare nulla. Tu non hai idea di quello che sta succedendo attorno a te. Abbiamo delle informazioni? Sì, guardate che informazioni abbiamo. Abbiamo la raids qua che è morta. Quindi uno dei player che gioca in A probabilmente ci sarà soltanto, attualmente ci sarà soltanto un player in A. Ci sarà un player in B e l'arena sicuramente in Heaven.
Quindi sicuramente a logica avrebbe più senso che tu qua non vai a pushare, prima cosa. Te ne vai indietro perché avete fatto la pick, perché non vuoi farti tradare. Qua sei anche da solo, quindi se sei da solo la regola dice che tu non puoi pushare, ma devi giocare slow e devi rimanere dietro holdare. Piuttosto che pushare così, quello che potevi fare era rimanere qua indietro su Big Garage a holdare. Avete fatto la pick qua, sapete che c'era uno, prendevi l'informazione che magari c'erano due su B e uno su B Avenue, vuol dire che c'era solo una persona su A, potevate ruotare su A perché eravate qua 5v1. Bella Gave. Bella, alla prossima, grazie mille. Gave è uno dei miei seguaci dai tempi di Overwatch, figuratevi. Va bene Lumi, va bene. Punto esclamativo, review, trovi il link per mandarmi la VOD. Hai ragione, anche QWERTY. Lo so, però QWERTY tu sei qua, c'è anche l'icona Gave non veniva da un sacco di tempo. Hai ragione, my bad QWERTY, non... Guarda come se la prende. Sì, fai punto esclamativo, review, puoi mandarmi la tua VOD. C'è sopra il Forms, lo sta sparando lo Sea Lemon. Se sei interessato a una live VOD review gratuita, compila questo modulo. Come non funziona? C'è scritto sopra, mate. L'ha appena aperto su. C'è quel form lì. Apri il form e c'è scritto tutto. Aprilo da PC però, non da cellulare. Qua hai sbagliato, Pimpago, perché hai pushato quando letteralmente non dovevi pushare. E qua siete 4v4, sbagliatissima sta roba. Me, no? Ok. Sì, non sei l'unico con un apre Valorant. Un sacco di persone c'era, sa. Che c'è un errore di errore 43 fanno. Vedete, qua siete 2v3. Occhio. Quella in sinistra. Oh. Via. La vince dai, qua. Casta la tua esplosione. Non ce l'ha. Torno come un animale. Ok. Va bene, finita la live. Cioè, finita la questa VOD. Va bene. Allora, boys, facciamo una cosa. Allora, se volete facciamo un po' di talking, visto che abbiamo fatto, sono quasi 2 ore, anzi più di 2 ore di VOD review che abbiamo fatto, quindi sono anche un bel po' stanco. Io devo andare anche in bagno, però va bene. Hai buttato un monitor? No, l'ho messo sulla sinistra. Grazie mille MNG The School per il follow. Grazie mille, benvenuti ragazzi, benvenuto. Allora ragazzi, l'ho spostato a sinistra. Voto. Ma metterei un 5,5. Penso che devi reinstallare il gioco, Iron, da quello che ho capito, da quello che hanno detto gli altri. Just chatting hot. No, vabbè, chatting hot no, chatting sì. Allora, ragazzi, io volevo ringraziarvi per essere stati così numerosi in tanti quest'oggi, considerando che abbiamo fatto un coaching comunque di un pochino di livello più alto, almeno sulla carta. Poi, nel pratico, non penso fosse così tanto di livello. Mi spiace, più pago, però hai visto tanti errori, ho visto tanti errori da parte tua, tante cose da fixare sicuramente, che secondo me se fixi probabilmente arrivi a un livello molto più alto. Comunque alla prossima, va bene, più pago, buon pranzo. Allora ragazzi, volevo dirvi prima cosa, so che io non chiedo mai, non vi chiedo mai sub e tutto, ovviamente se qualcuno di voi vuole sostenere anche il mio lavoro con delle sub, potete farlo tranquillamente, non sono mal viste, assolutamente. Io cercherò di continuare questo lavoro anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, fin quando riuscirò a farlo e il mio lavoro principale, che è quello del team coaching, me lo permetterà, il lavoro con il mio team me lo permetterà. Però io continuerò a fare queste live perché penso sia molto, molto educativo per voi, community. Però vi chiedo ragazzi, se volete sostenermi, io vorrei, visto che adesso stiamo tornando a fare dei buoni numeri, e considerando che sono anche partnership con Riot mi dà una mano, no, su Valorant Italia sono partnership con loro, mi danno anche una mano sponsorizzandomi. Se riuscite, non ho fatto esaltare un bond in cui frega, sarà il prossimo in caso bye bye. Va bene, bella pimpa. Però ragazzi, se riuscite ad aiutarmi, potete aiutarmi in due modi. Prima cosa, cercate di essere sempre costanti qua in live, venendo ogni mattina quando riuscite.
Però cercando anche di fare tanta presenza, nel senso anche sulla chat, perché a me piace molto interagire con la chat. Mi piace molto che questa live non sia semplicemente io che parlo a un muro, a un monitor, perché sennò farei altro, insomma. Poi, mi piace molto avere interazione con la chat, quindi cerchiamo di non lurcare. Questa è la parola d'ordine, e lo sapete anche dalle mie emote, che c'è l'emote lurking. E oltre a questo, seguitemi sui miei social, perché comunque stiamo facendo il morning war e si può puntare tranquillamente. Bella la visuale. Si può puntare tranquillamente ad arrivare a, ad arrivare alla partnership con questo canale, secondo me, con questo forum. Quindi se volete darmi una mano, seguitemi sempre costantemente. Se vogliamo arrivare tutti insieme, vi taggerò poi tutti, vi aiuterò, vi ringrazierò poi tutti. Se riusciamo ad arrivare a questo obiettivo della partnership, sarebbe gigantesco come obiettivo per me, considerando che non sono un full time streamer, ma sto cercando di portare un contenuto che può aiutare però voi chat, voi community di Valorant, no? Voglio aiutare la community a crescere. Non andate a scuola ma venite a lezione da joint, esatto Adepto. No vabbè, non così, però comunque quando riuscite venite, va bene. Mi spiace che devo fare sempre le VOD alle 12, però per chi non sapesse poi io dalle 14, tranne oggi saltiamo Scream a quanto pare perché ci abbiamo dei problemi, non lavoro col team, però di norma alle 14 poi ho sempre il team, quindi non riesco. Tu aiuti noi e noi aiutiamo te. Esatto, ci sarebbe, ci sta come cosa. Io sta come un appetito, è stata una mezz'oretta utilissima. Domani, bella Axurus, grazie mille per essere passato. Consigli per vincere in solo queue, Belara, allora, consigli per vincere in solo queue. Ma sicuramente io consiglio più che altro di giocare in duo. In solo queue, la cosa principale, allora, se tu mi chiedi consigli per vincere, è già sbagliata la domanda. Dovresti dire consigli per migliorare in solo queue. E per migliorare in solo queue principalmente tu devi avere, di norma funziona in questo modo, tu vai, lavori su delle, hai delle, dei punti che magari joint o qualcun altro, anche te stesso, hai notato che sbagli e cerchi di fixare quei punti lì. Che ne so, non sei buono con cursor placement, non sei buono con counter strafe, non sai bene utilizzare le utilities del personaggio che giochi, tante cose, cerchi in ranked di migliorare, di lavorare su quelle. Se tu lavori in questo modo, giochi in questo modo, sicuramente ti può dare, puoi migliorare, puoi sicuramente crescere e ovviamente poi vincere più facilmente le ranked. Ma non avere in mente il punto di avere in testa il vincere è sbagliato concettualmente. Sbaglio, non fa entrare su Valorant. Sì, non fa entrare su Valorant, penso che ci siano dei problemi. Errore 43 se non sbaglio. Qualcuno l'ha già letto. Ma il team lo coachi anche durante le partite? Dipende. Poi noi facciamo scream. Durante i tornei no. Ci sono i momenti tra un round e l'altro in cui io posso parlare, parlo e do delle informazioni, do dei miei punti di vista, delle mie analisi. Io cerco di essere il più possibile, ma non riesco ad interagire di più perché quest'ora lavoro. Tranquillo Jerry, già che sei qua ti ringrazio tantissimo, anche per la sub che hai fatto. Ti piace lo Zoe Divina, eh? Carino. Cosa consigli per allenare la mira? Deathmatch, giocare in deathmatch, bella. Ricordatevi che il gioco Valorant non funziona. Bella, Basbarra00, grazie mille per il follow. Minchia, siete tantissimi oggi per questi nuovi follow. Ricordatevi che il punto non è tanto allenare la mira, ma più che altro allenare il cursor placement. Se voi partite con un buon cursor placement, non succederà mai che dovete fare delle swingate, dei flick della Madonna. Ma poi di questi discorsi qui ne parleremo meglio magari in altri live streaming. Però se voi avete già un ottimo crosshair placement, la mira, il discorso mira viene tutto fuori da crosshair. Perché se voi avete già il crosshair già sull'avversario, capite bene che è super semplice. Avete già il crosshair sulla testa dell'avversario, l'avete già shottato, no? Yo Venoms, hello man, hello. Non man, sorry, not man. I'm used to say hello man, but not a man. How are you? All fine, I guess. Bellambo. Io non giro un tappetino di cera così importante. Il tappetino, direi di sì. Il tappetino, beh, più che altro sì, perché se deve avere una stessa abbastanza bassa, di norma si gioca molto bassa il gioco, quindi I'm part of a bros, it's okay. Ah, ok. No, però il tappetino è molto molto importante. Sorry Venoms, ma I'm just speaking Italian for the community. Comunque io mi ho classificato con LOL, poi un po' di partite sono arrivato col 3, faccio un game e trovo il mio team full gold contro un team gold 3, un platino e uno che aveva il triangolo sul diamante, è normale?
Boh, sì, ma raga, ma non fatevi tutti questi problemi. Cioè, ci sa che vengano fuori questi team così. Comunque la difficoltà principale tra le tante che ho in questo gioco è capire cosa succede agli altri e giocare di conseguenza. Sì, è vero, game sense rispetto agli altri non è facile da buildare. Se usate Kovaco e il lab per imparare a flickare per killare sbagliate, soprattutto se non settate il mouse lag. Ma sì, aim lab e Kovac non serve per migliorare la mira, ragazzi. Dovete giocare in deathmatch per migliorare il crosshair placement e lo swinging. It's ok, you do fine. Please understand the passion of it. Ah, ok. Non credo che tra gold e diamond in un game sia normale. Consigli per la sense? Ma giocate abbastanza bassa di sense in generale. Più la sense è bassa, meglio è, perché sarete più precisi in un gioco come Valorant. In altri giochi dove magari ci vuole una sense un po' più alta, tipo anche FPS Arena o anche un Overwatch, magari la sense deve essere un po' più bassa, un po' più alta. Qua secondo me avere una sense abbastanza bassa va bene. Improve tracking, not flicking. Esatto. Dovete traccare, di conseguenza più che il traccare è, poi in Valorant più che traccare è crosshair placement, letteralmente. Se voi avete sempre il crosshair sulla testa dell'avversario, riuscite a distruggere tutti. Ciao Ellie, come stai? Bella Doni, da quanto tempo? Ti ho visto ieri che lurcavi, eh? Io faccio 180 gradi con un tappetino. Dovresti sistemarla. Per sistemare la sense, quello che consiglio è: ogni giorno, ogni due giorni, abbassate la sense magari di poco. 0.3, 0.5, una cosa del genere. Pian piano. L'abbassate gradualmente. Io ho dovuto alzarla, ma per colpa delle tendinite, io prima usavo 0.54, 400 dpi e facevo pure 360. Minchia, Frenchy. Bella roba. Sì, ma sto lavorando nel mentre, quindi lurco senza audio spesso. Va bene, Tony. Grazie comunque per aver scritto qua e per essere passato. Grazie Torto7 per il follow. Benvenuti, benvenuti ragazzi. Ragazzi, siamo ancora tantissimi, anche se sto per staccare. Se volete continuiamo. Tanto a quanto pare non dobbiamo andare in live qui. Cioè non devo seguire il team, perché a quanto pare abbiamo cancellato le screen. Quindi mi consigli una sense 800 dpi e non lo so, cioè non posso consigliarti una sense, mate. È una cosa, dipende quant'è la tua sense, inizia ad abbassarla. Dimmi quanto è la tua sense prima di tutto. È difficile consigliarti una sense. Cosa vuol dire? La sense è personale. Edu ha appena staccato? Sì? Ma come mai ha appena staccato? Oh, thanks Venoms, thanks for the sub. You shouldn't. Why? Thanks. Really appreciated. Thanks a lot. Mi potresti consigliare un portatile per Valorant? No, ragazzi, non so, non me ne intendo. Un portatile da gaming, ma non vi consiglio di giocare con un portatile a Valorant, sinceramente. Thanks, oh my gala, per il follow. Grazie mille, oh my gala. Grazie mille, FPS Mosi, per il follow. Benvenuti, benvenuti a tutti. Ma scusatemi un secondo, perché potrebbe essere che forse giochiamo invece. Visto che hai due staccate, datemi un secondo. Aspetta un secondo. Fatemi scrivere sul team chat, così capisco se devo staccare ora. C'è un video su che spiega bene la tua high sense, la tua low sense, eccetera. Quindi tu hai 0.5 e 800 dpi, ma penso che vada bene come sense, no? Non è male come sense. Io penso che 800 dpi e 0.3, qualcosa del genere. Io un mouse che suona, se lo muovo fa cagare. Se faccio flick troppo grandi la mira va tutto giù. Aspetta, sai cos'è l'errore 43, ragazzi? Non lo so, da quello che ho capito bisogna reinstallare il gioco. Se no aspettate, raga, non giocate. Penso, no? Dovete riavviare il PC, ok. Vabbè. Mi avviate PC e risalate qualche volta. 700 dpi, 0.47 di sense. Perché 700 dpi? Cazzo di mouse hai che puoi settare a 700 dpi? Puoi settare a 100 dpi alla volta?
Vabbè, comunque ragazzi, allora io vi ringrazio ancora una volta per essere stati così numerosi quest'oggi. Per chi non lo sapesse, faccio un secondo di rewind. Per chi non lo sapesse, se volete mandarmi, volete essere cocciati live gratuitamente, avere una review gratuita in live, vedete qua lo Steel Lemons sta spammando il link della review. Potete mandarmi tramite quel link lì il vostro gameplay, la vostra VOD registrata tramite OBS o Shadowplay, me la mandate e io vi farò la review completamente gratuitamente, completamente gratuita su qua in canale, come avete visto negli ultimi giorni. Vi ricordo che io sono sponsorizzato da Valorant Italia, dal canale ufficiale di Valorant Italia e Riot Italia. Ok, quindi vi chiedo, seguitemi sui social, seguitemi qua su Twitch, perché ancora non mi seguite su Twitch, seguitemi su Instagram, seguitemi su Twitter per rimanere aggiornati, perché ci saranno anche delle grosse novità nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, e faccio anche dei post abbastanza carini. Detto questo, io vi ringrazio ancora per essere stati così tanto numerosi, e io, sapete cosa faccio? Vi lascio a un player, è un grande amico che sta giocando Call of Duty. Per chi non sapesse, Washout è un player di Morningstar, streamer e player di Samsung Morningstar, veramente molto bravo. E vi lascio a lui, seguitelo perché è molto molto bravo. Va bene? Lasciateli un follow. Alla prossima ragazzi, alla prossima. Ciao ciao, un bacione.